questa possibilità di aggiornarsi un singolo argomento. Oggi ti presento. Scusate una cosa, di quelli presenti stasera c'era qualcuno che non c'era l'altra volta? Tranquillo. Uno, due, va bene. Mi siete persi meglio, quindi se volete passare il meglio era l'altra volta. Vabbè, comunque... Anche se avevo meno voce di stasera, perché non avevo voce. Va bene, comunque con un pensiero a quelli che ci hanno lasciato in questi 15 giorni, iniziamo la seconda serata, Gabriele inizia a parlare. Va bene, allora per quelli che non c'erano l'altra volta abbiamo affrontato degli argomenti relativi alla sicurezza di un computer di cui abbiamo il controllo noi, che ci possiamo mettere mani sopra la tastiera, e come preservare il più possibile la sicurezza dei nostri dati qualora qualcun altro di non autorizzato va a mettere mani sulla tastiera o addirittura il computer di un portatile lo ruba, e come possiamo fare diciamo per cercare di tenere almeno più possibile protetti degli dati fino ad arrivare alla crittografia completa del file system o alla crittografia della home directory, dove ci interessa preservare il massimo della sicurezza, perché la cosa più importante, quando al di là del valore che può avere un portatile, è cercare di conservare i dati diciamo personali, quelli che possono derivare dal proprio lavoro, e non fare in modo che non vengano divulgati anche appunto nella peggiore delle ipotesi. Questa sera parleremo più cosa è successo, quindi si è fatta niente. Questa sera parleremo più di un aspetto della privacy e della protezione dei propri dati in praticamente in spazi non direttamente da noi controllabili, quindi parliamo di tipo nel caso dei dati virtuali, possono essere i cloud o i dischi virtuali di rete. Okay? Adesso innanzitutto cominciamo un discorso relativo alla privacy in modo, perché non va questo? Facciamo così a mano che andiamo meglio. Allora, parliamo della privacy un attimino in maniera più leggera, come un discorso introduttivo a quello che può sembrare a volte scontato, ma poi così scontato alla fine non è. L'abstract di questa presentazione diceva che oltre alla sicurezza, alla crittografia eccetera, l'uso consapevole. Cosa vuol dire l'uso consapevole? Cosa sono quelli che conoscete tutti, perché bene o male chi più chi meno tutti noi siamo in un mondo digitale dove viviamo con una certa frequenza la vita nei social, no? Bene o male anche chi non è nell'informatica, chi non fa dell'informatica il proprio mestiere o la propria attività principale, bene o male il più utilizzato, per esempio, che lo conoscete tutti, quello con la F, ci sono tantissime persone che lo usano, anche magari le nonne, i nipoti, praticamente chi non ha neanche delle nozioni particolari di informatica, bene o male tutti quanti sanno usare i social. Il problema qual è? Il problema è quello che si condivide nei social. Innanzitutto volevo chiedervi di quelle icone lì sulla destra. Bene o male le conoscete tutti? No. Neanche io le conosco tutti, ne conoscerò poco più della metà, ma anche quelli che veramente uso alla fine sono... Vabbè, adesso Google Plus si ripete due volte, però per dire il pallone da basket non so neanche che cosa sia, onestamente. Quella W lì, ah beh no, quella di Google Wallet, in Italia viene utilizzato poco. Non so neanche che roba sia, l'elefante Evernote l'avevo un po' conosciuto per condividere le note sul web, poi abbiamo quello tipo macchina fotografica sfumato rosa viola in Instagram, WhatsApp, Vivo è un tipo di video, abbiamo YouTube eccetera. Qual è quello che utilizzate di più fra questi? YouTube, WhatsApp, Telegram, Facebook, WhatsApp, Telegram, di là, sì. Ecco.
La domanda è: cosa condividete? E, ma soprattutto con chi? Voi quando fate un post, guardate mai cosa c'è scritto sotto in questo campo qua? La privacy pubblica. Ma questo va indietro, mi sa che andrà avanti. Adesso scusate, questa è una prova che facevo io, l'altro è un post che facevo a degli amici interisti, giusto per prendermi un po' in giro, e, su Google Plus. A me personalmente Google Plus piace un po' di più, lo uso anche un po' di più rispetto a Facebook, perché è un pochino più tecnico, perché c'è secondo me un modo molto più intuitivo per quanto riguarda il discorso della privacy, con il discorso delle cerchie, che in un certo senso c'è anche in Facebook, ma si nota molto di meno, è un pochino più chiuso, perché qui quando voi mettete qualche scritta, guardate cosa c'è scritto qua, chi è, quante persone lo fanno onestamente, ok, no, è già qualcosa, perché molti postano, inviano senza preoccuparsi di quello che c'è scritto lì. Molto spesso l'ultima volta che è usato, magari volete fare vedere una bella foto perché siete stati in vacanza, lo volete fare vedere a tutti di una montagna, innanzitutto ricordatevi una cosa: l'uso che viene fatto del materiale, perché chi più o chi meno in queste icone qua tutti quanti hanno un TOS, Term of Services, cioè sono delle norme, delle istruzioni che vogliono praticamente mettere in chiaro che cosa verrà fatto dei vostri, delle cose che voi pubblicate. Se andate bene a leggere quello che vi dice Facebook, vi dice praticamente, in altri termini, all materials is of Facebook incorporated, cioè, traducendo in due parole, le foto che mettete in Facebook sono di Facebook. A meno che voi abbiate intenzione di mettere, di vendere una fotografia che avete fatto ad alta risoluzione National Geographic, ve lo auguro, ma anche magari chi ha questa fortuna, non condividetela prima su Facebook, perché se no non lo potete più vendere National Geographic. Magari ne fate una versione ridotta 640x480 con il watermark, che sarebbero una specie di timbri che vanno a rovinare la fotografia, in modo che se la volete prendere prendetevela pure, e poi magari tengo quella che voglio vendere alla rivista specializzata, però non andate a condividere cose che, di cui poi volete diciamo reclamare la paternità e la proprietà, perché Facebook ha delle norme molto vincolanti su queste cose. In un certo senso ce l'ha anche Instagram, però Instagram è un pochino più libertino perché vi riconosce la proprietà delle foto. Per cui bisognerebbe sempre sapere innanzitutto cosa condividete e poi con chi la condividete. Secondo aspetto molto importante è quello della privacy. Una volta che voi usate, volete mandare una foto a tutti della montagna che avete fatto in vacanza, la condivido a tutti. Tutti i post successivi, se voi non andate a cambiare le impostazioni, rimane tutti. Per cui se mandate la foto di vostro figlio che spegne la candelina del compleanno, attenzione, perché mandarla a tutti vuol dire pubblicare la foto di vostro figlio al mondo. Non so quanto potrebbe essere contento lui, ma al di là di questo ci sono anche altri problemi legati alla privacy sui bambini che bisognerebbe un attimo osservare. Una cosa invece, se anche amici bisogna fare attenzione, perché molti dicono: ah, ma io questo lo condivido solo con gli amici, per cui avevo un'amica che diceva una cosa del genere: ah beh, ho mandato la mia foto che ero io in costume, fra l'altro anche molto, era un bel costume, diciamo, si vedeva, era più quello che si intravedeva che quello che nascondeva, e ha detto: ah, ma io ho condiviso gli amici. Ho detto: ma quanti amici hai su Facebook? Giusto così, voi lo sapete quanti amici avete? Sì. Quanti? 81. Eh? 81. Bravo. Tu? Zero. Zero, ok. Non usi Facebook. Chi usa Facebook e non sa quanti amici ha? 400. Ecco, 400 un po' troppo, ma sono tutti amici davvero? Allora lei ha detto: ma mi sembra 900. Come 900? No, c'è, complimenti, 900 amici. Ma no, ma è perché sai, avevo cominciato a giocare a Farmville, allora tutti quanti per condividermi le carotine, i soldi virtuali, insomma del gioco, mi chiedevano l'amicizia per entrare nel gruppo, per crescere più in fretta.
e quelli sono amici. Chi ve lo dice che non siano delle... Allora, io adesso naturalmente non voglio fare del terrorismo, perché chi mi ha seguito l'altra volta mi sono raccomandato sul fatto di non essere paranoici, cioè no, quindi non essere neanche ok, fare tutto il possibile che è nelle proprie capacità, nelle proprie conoscenze, di fare un uso consapevole al fine di proteggersi, neanche essere troppo paranoici se non si vive più, cioè andare a cercare l'acqua dappertutto, andare a cercare la truffa dappertutto. Però vi dico che i metodi di adescamento dei dati personali che ci sono su Facebook raramente si trovano in altre parti, o comunque sui social in genere. Perché adesso, fra l'altro, ultimamente sono cominciate anche molti gruppi su WhatsApp che cercano di adescare. Allora, quando vedete su Facebook che vi chiede la mercizia la russa con le tette grosse, allora, innanzitutto, nessuno vi regala dei soldi e nessuna bella donna russa vi dà qualcosa senza motivo, cioè perché siete voi, perché siete belli, non vi conosce neanche, quindi. E poi una cosa molto importante è che molti cercano apposta di mettersi come personaggi che fanno i giochi in internet, io ne ho letti di tutti i colori, ci sono delle organizzazioni più o meno di cattiva fede che dice ma dai, vedono che delle persone che stanno giocando, dai vieni in squadra con me, chiedimi l'amicizia, così intanto vi vengono a vedere chi avete in famiglia, come si chiama il vostro cane, come si chiama la vostra madre, e poi trovi uno sconosciuto per dire, io te ti conosco, bene o male sai come si chiamano i miei figli, immagino, io te non ti conosco, se tu mi chiedi come si chiama tuo figlio, perché lo vuoi sapere? Dimmi perché, cioè ci conosciamo, se diventiamo amici è un altro discorso, no? Chi ha 400 amici non si pone questi problemi. Chi ha 400 amici, esatto, chi ha 400 amici non si pone questi problemi, però se glielo chiedono, e te glielo dai a chi ha 400 mila, a tutti 400? No, perché? Perché se uno può lavorare anche per esclusione, cioè molti lavorano anche per esclusione, tipo come si chiama il tuo cane? Io dico, ah te lo dico, tanto io non è che lo uso per farmi delle password per l'accesso personale, si chiama Spillo. Che data sei nato? Ah te lo dico, guarda, 7 giugno, tanto non lo uso per compormi le password, quindi come si chiama tua moglie da nubile? Forse vuoi il numero di telefono? No, tua moglie da nubile, no? Allora no, non te lo do, allora da lì si capisce. È un po' come quello che dice, ah ma è brava tua moglie sotto le coperte, ma sai, c'è chi dice sì, c'è chi dice no, insomma, per fare la battuta perché andiamo su qualcosa di più difficile. Dove vogliono arrivare a prendere questi dati personali le persone che non vi... cioè, un conto se io ho negli amici, praticamente mi faccio anche il gruppo, qui se oltre amici vado, amici tranne, vabbè, lasciamo fare il caso particolare, vado in altro, posso vedere tutti gli altri gruppi che mi sono fatto, cioè, sia i gruppi chiusi, ma anche le categorie di persone, allora metto parenti e metto solo i nomi dei parenti che sono iscritti in Facebook e che so che sono loro. E allora magari metto le foto del compleanno di mio figlio e le metto solo loro. Se lo voglio mettere ad altri amici, magari cerco di oscurare qualcosa, insomma cerco comunque di stare attento che non si vedano nomi, che non si vedano dati che possono diciamo attirare l'attenzione di malintenzionati. Perché in questo modo se qualcuno cerca di avere molte informazioni personali su di voi, può essere per un solo scopo. Che cos'è quello? Lo conoscete? Quella è una parola che per chi non la conosce dice brute force, forza brutta, magari pensa che vengano lì al PC con un piede di porco ad aprire, no, brute force semplicemente è una tecnica, un algoritmo per cercare di indovinarvi la password provando con N tentativi mettendo insieme molte parole che fanno parte della vostra vita. Proprio diciamo in virtù del fatto che danno per scontato che voi quando vi scegliete una password per memorizzarla meglio mettete, non so, magari il nome del figlio, il nome della moglie, la data di nascita del primogenito, la data di nascita vostra o peggio ancora vostro nome e cognome. E poi ci sono degli algoritmi molto particolari e molto ben fatti
che vanno a provare tutte le combinazioni senza consonanti, modificando la O nello zero, mettendo le iniziali maiuscole, mettendo la gobba di cammello, cioè una maiuscola, una minuscola, e provano tutte le combinazioni. Laddove non ci sono dei sistemi di sicurezza, per esempio, adesso non so come fa Facebook, qualcosa lo fa che dopo anni tentativi per un po' di blocco, tipo a livello del server si mette un servizio che si chiama fail to ban, che io posso controllare se sono un sistemista lato server dove dico, dopo 5 tentativi per dire un numero, blocco la sessione, cioè alzo un firewall da quell'IP da dove stai contattando tu e ti sospendo per un tempo che decido io, un'ora, e riprovi. Allora i tentativi ne ha molti di meno, perché però ce ne sono altri che lasciano passare e magari ti rispondono credenziali errate, però ti fanno continuare. E questi algoritmi si scambiano tutte le combinazioni particolari tra i vostri dati fino a che non trovano la password giusta, se la trovano. Ci possono impiegare un minuto come ci possono impiegare una settimana, ma se voi avete composto una password con i dati che sono praticamente collezionabili con quelle tecniche di adescamento nei social, prima o poi lo trovano. Ok? Vi racconterò un aneddoto personale molto, molto veloce, giusto per farvi capire il discorso. Quando ho cominciato ad avvicinarmi ai primi dispositivi Android, un po' dalla mia curiosità professionale, visto che già avevo lavorato in Java molti anni prima e l'Android SDK è un linguaggio molto, cioè praticamente Java, con delle librerie in più, del framework in più, mi ci sono avvicinato e ho fatto delle app mie, delle cagatine, ma giusto per provare, poi le ho un po' evolute e le ho messe in Google Play, mi sono iscritto come developer in Google e ho compilato questi APK che servono, appunto sarebbero le app che si lanciano in Android, e le ho messe sul Google Play per distribuirle gratuitamente, magari mettendoci solo un banner pubblicitario per accumulare qualche centesimo, così, ma niente di particolare. Ne avevo fatte 4. Poi, come in tutte le cose, quando io ho delle priorità diverse, a volte cose sono costrette, le cose sono costrette ad abbandonarle e poi riprenderle magari in un secondo momento. Grave errore, proprio io che sono generalmente attento in queste cose, io quando devo mettere un'app da distribuire su Google Play, la devo compilare nel mio ambiente, che sia Eclipse o Android Studio, non ha importanza, gli devo mettere lo devo firmare. Firmare cos'è? È una firma digitale che ti chiede una password, in modo che questa password viene salvata in un file, in un key store sul tuo disco, in modo che quando Google sa che tu tieni presenti per mettere una successiva versione, ti sappia riconoscerti che con quell'impronta digitale sei tu, non è un altro che cerca di andare a mettere una versione dell'app di cui tu sei proprietario, no? ti riconosce attraverso questa signature creata con questa chiave che tu memorizzi sul tuo disco. Cosa grave che ho fatto, non me le sono segnate, quando sono tornato lì dopo un anno e mezzo circa, ho detto, io adesso come faccio? Sarebbe un macello, perché dovrei contattare Google, dire guarda, cancellatemi quelle app, gliene metto altre 4 come se fossero nuove. No, invece ho detto, provato a fare una cosa, ho fatto una ricerca, ho trovato un tipo che aveva fatto un programma, un algoritmo in Python, che io ho leggermente modificato per renderlo un pochino più... dargli un pochino più di possibilità, l'ho un pochino ritoccato, dove lui mi chiedeva quali sono le parole che pensi di aver utilizzato. Gli ho messo 6 o 7 a ciascuno, a seconda del programma, c'avevo il mio meccanismo, adesso chiaramente non posso dirvelo, e ho messo 4 o 5 parole che erano quelle probabili con cui andavo a combinare questa password. Nel giro di massimo 2 minuti me le ha beccate tutte 4. Questo per dirvi quanto è forte. Adesso io chiaramente mi conosco, so come potrei avere creato le password, so quali sono le parole che potrebbero avere concorso a crearmi la password nel momento in cui ci ho pensato, è più facile, no? Però
non è difficile, se uno fa la stessa cosa utilizzando delle parole che fanno parte della propria vita, e poi questi termini, queste parole, spesso se fanno parte del dizionario, le distribuisce così gratuitamente sui social. Okay? Per questo devo sottolineare sempre il buon senso in ogni cosa, nella scelta della password, nell'uso delle mail e quant'altro. Proprio la scelta della password è una cosa importante. Vai avanti, sì o no? Occorre tenere presente alcune regole, non sono difficili. Dunque, innanzitutto non devono essere parole semplici o facilmente riconducibili alla propria persona. E questo ve l'ho spiegato, cioè ve l'ho detto anche prima, i motivi sono molto semplici. Occorre evitare parole anche composte che si possono trovare nel dizionario, specie nella propria lingua madre o nel dizionario inglese. Ovvio, che le parole, se io scrivo albero verde come password, è facile trovarla, perché altre tecniche che possono essere usate è quelle di mettere insieme parole che si trovano nel dizionario. E poi se metto albero verde 0791 è già più difficile, però insomma sarebbe meglio. Poi perché nella propria lingua madre? Perché sanno di che lingua sei, o le scrivi in inglese o le scrivi nella tua lingua. Anche se scrivo Je suis Catherine Deneuve, comunque sia, sono parole dizionarie della lingua francese, sono ugualmente ritracciabili. Sarebbe bene mischiarle in modo che non siano identificabili come parole di dizionario. È una pignoreria, però questo bisogna dirlo. Occorrerebbe evitare parole anche composte riconducibili a persone, cose che sono risapute far parte della vostra vita e quindi potenzialmente attaccabili da meccanismi brute force. Quindi, non so, il nome della moglie, il nome del cane, del gatto, perché chi vi conosce lo sa. Quarta, ma non in ordine di importanza, anzi, se lo vogliamo mettere in ordine di importanza, secondo me potrebbe essere tranquillamente la prima: mai e poi mai usare la stessa password per più servizi. Cioè non devo usare la stessa password che metto in Google anche per Facebook o per Twitter, ancora peggio. Perché se, come è successo 3-4 anni fa, in Twitter hanno trovato il password di 800.000 utenti, se le provano anche in altri servizi, molte di quelle sono andate anche in altri servizi, che sia Google, che sia Yahoo, che sia Flickr, che sia tutti gli altri. Quindi, e poi perché io non so mai i sistemisti di ogni servizio cosa sono in grado di vedere. Io, diciamo, per una questione di fiducia, dove lavoro io a livello sistemistico, i miei utenti sanno che le loro password vengono comunque crittografate, che io non le posso sapere. A tutto il più posso entrare su loro richiesta a cancellargliele o fargliela cambiare, ma non le posso sapere. Le password sono, diciamo, codificate anche per una questione di loro privacy, perché io so appunto che dalle loro password posso avere dei dati magari per accedere anche in altri servizi, perché qualcuno si sbaglia, lo fa. Però io non lo so, mi fido. Quando io uso un servizio, noi diamo anche fiducia ad un servizio. Se io uso Instagram e metto la mia password in Instagram, io mi fido che quella password lì non la vadano a vedere i sistemisti di Instagram. Però non lo so, non posso mettere le mani, il server non ce l'hanno loro. Loro magari me lo raccontano, però non è così. Per cui è molto importante, se io uso la password per Instagram, anche per Facebook, è un sistemista, magari ha fatto una procedura per cui può vedere la mia password, sa anche qual è la mia password di un altro servizio, di cui non deve neanche sapere, perché non è neanche è di un'altra azienda. Per cui è molto importante rispettare questa regola. Scusa, la situazione che è sempre più frequente, in cui per accedere a dei siti ti chiedono l'accesso tramite altri account, tipo Google, il single sign-on, infatti ci stavo arrivando anche quello è molto importante. Allora, quello lì è un discorso di sicurezza, che anche lì riponiamo la nostra fiducia. Quando dei siti ti chiedono, immetti le credenziali oppure connettiti come Google, connettiti come Facebook. Quello si chiama single sign-on, come
oppure federazione, cioè tu ti federi a un altro servizio e a dare l'autorizzazione all'accesso di un altro applicativo. Quello forse è il metodo più sicuro, Ivan, è il metodo più sicuro sempre che tu ti fidi di quel, cioè, allora, il servizio ti deve dire esattamente cosa vuole fare con il tuo account di Facebook. Se tu dici ok, connettiti con Facebook, va bene, a questo punto non ti chiede più l'utente la password, si connette con Facebook, però lui rimanda Facebook dicendo guarda che questo servizio Instagram, facciamo finta che sia, ti chiede di accedere al tuo account, di vedere il tuo numero di telefono, di vedere le tue foto, di pubblicare post per te. Anche i giochi lo fanno, per esempio i giochi, se tu vuoi condividere le tue partite su Facebook, ma non solo, salvare anche lo stato delle tue partite in modo che se prendi un altro telefonino e riaccedi con lo stesso account ti trovi il livello cui eri rimasto nell'altro telefono, perché magari lo perdi, lo cambi, lo vuoi cambiare, eccetera. Lui cosa fa? Ti chiede, guarda, chiedo il permesso a Facebook di usare il tuo account, e Facebook gli dice guarda che c'è questo applicativo che vuole, che chiede l'autorizzazione a accedere con il tuo account, vuole, e lì deve essere preciso l'applicativo, ti deve chiedere a Facebook di riportarti i dati a cui vuole accedere per poter funzionare. È un po' come quando installi un'app su Android che ti dice quali sono i permessi che richiede di accedere ai contatti, di accedere al telefono, di accedere alla macchina fotografica, ai file che hai nella galleria, e a seconda di quello che ti chiede tu decidi se metterlo o no. Lì è la stessa cosa, lì il servizio che chiede di appoggiarsi a Facebook o a Google non ha nessuna password, non ha nessun account, chiede solo l'autorizzazione a Facebook di utilizzare il tuo account per identificarti. Per cui tu, una volta che gli dai il consenso a Facebook di utilizzare l'applicativo ti riconosce perché va a vedere su Facebook chi sei. Quindi non ha più nessun tuo dato, cioè la Facebook. Però ti chiede se vuoi condividere il tuo numero di telefono, se vuoi condividere la tua email. Quindi l'applicativo che vuole accedere con Facebook sa sempre chi sei, ha sempre dei tuoi dati. Fino a che punto ti fidi dipende da quello che ti chiede, da quello che ci devi fare. Ma dopo non si corre il rischio di aumentare la possibilità di profilazione in questa maniera? Certo, appunto per quello dipende. Così sicuro. Come? Quindi il single sign-on non è che sia così. No, attenzione, cioè dal punto di vista che non ti faccio altri, non lo usino in altri contesti. Esatto, è sicuro che non lo usino in altri contesti, ma il problema della profilazione rimane, dipende da quello che ti chiede. C'è anche, per dire, il gioco che chiede soltanto l'accesso per fare una pubblicazione per conto tuo, per dire ho fatto il record e non ti chiede altro. Allora per caso lì la profilazione è abbastanza limitata, però a me sinceramente mi scoccia che lui possa prendere e postare dei post al posto mio. Cioè, la gente mi ha detto, ma cazzo, stanotte hai giocato a Asphalt 8? Tu fai, porca boia, a volte mi sono sbagliato anch'io, cioè, perché... No, cioè, Facebook può venire a sapere che te usi per servizio lì, tra l'altro servizio lì, hai giocato là. In ogni momento tu puoi andare nel servizio del single sign-on a cui hai dato autorizzazione all'applicazione a dire quali sono l'elenco nella sezione privacy di Facebook, quello c'è, come c'è in Google, come c'è dappertutto, no? Cioè, a quali sono gli applicativi? Questo, in qualsiasi momento tu puoi eliminare le autorizzazioni dell'applicativo che accede, per cui la volta successiva, se le elimini, ti dice guarda, vuoi collegarti di nuovo a Facebook, ti deve fare la richiesta. Per cui in quel caso lì l'applicativo non dovrebbe teoricamente memorizzare niente, ma solo nel momento in cui usa il servizio. Il problema della profilazione è che tu non sai, nel momento in cui hai cancellato l'autorizzazione dell'applicativo su Facebook, l'applicativo, l'altro servizio, ha già avuto i tuoi dati, almeno una volta. Se li ricorda, non li tiene.
questo è il problema, andiamo sulla fiducia. Per cui dicevo, comunque il problema adesso è, se noi vogliamo veramente prendere tutte queste precauzioni, cominciamo a avere molte password nella vita di oggi, tante. Io poi sono anche sistemista, ne devo sapere anche come faccio a memorizzarmele tutte. Allora, quando non basta, bisogna prendere delle precauzioni. Non fate come mia moglie, che mi arrabbio quasi quotidianamente, che poi lei che vuole usare Windows perché per lavoro ha delle altre necessità, e un po' è un'informatica brava per tante cose, ma da quel lato lì faccio fatica a farglielo capire, che tiene le password magari dei back office di WordPress o Joomla, dei vari servizi che lei gestisce, in un file non Word, ma in un file LibreOffice, in un file testo normale, neanche crittografato. Poi in Windows, non che qualcuno ti debba venire a prendere dentro il tuo computer il file che tu tieni nei documenti con tutte le tue password, ma può essere che in Windows, benissimo, prendi un malware che ti spedisce tutta la roba in giro nei server e tu dai le tue password a tutto il mondo. È la cosa più sbagliata che ci sia a fare una cosa del genere. Un altro piccolo aneddoto che vi racconto perché è molto interessante. Un giorno una mia amica mi ha chiesto di darle una mano a trasferire i dati da un telefonino perché lo voleva sostituire, i dati dei contatti della rubrica, a parte che se uno tiene i contatti li memorizza in Google, nonostante i problemi di privacy, di profilazione, comunque problemi non ci sono, perché come ti ricolleghi da un altro telefono con lo stesso account hai tutta la situazione del tuo cloud Google, quindi i tuoi contatti, la tua rubrica, il tuo calendario, tutto. Però lei voleva il trasferimento proprio su disco in modo da poterlo mettere su un altro telefono e mi è caduto l'occhio su alcuni contatti che passavano, mi è caduto l'occhio su Mr. Card 4221 il numero di telefono. Manna. Cioè, uno che si chiama, perché non ha voluto mettere master, camuffato in Mr. Card, telefono 4221, ma scusa, almeno metti 0541 80 4221, cioè, voglio dire, io trovo il telefono e trovo la tua carta di credito, te la faccio pagare, ma solo perché hai fatto una cazzata simile, mica perché ti voglio rubare dei soldi, capito? Allora, attenzione anche un po' utilizzare anche questi metodi che possono sembrare criptici, invece non sono. Piuttosto usare un password safe. Cos'è un password safe? Ce ne sono tanti. Per dire, in Linux ogni tipo di ambiente grafico ne mette a disposizione uno. Per dire, il GNOME c'ha GNOME Keyring, non mi ricordo come si chiama, qualcosa del genere. In K10, K-Wallet, eccetera, però quelli sono, diciamo, un po' proprietari, scusate la parola proprietari, non proprietari perché sono proprietari come software, sono open source proprietari, nel senso sono privati per quel tipo di ambiente grafico. Invece ce n'è uno che io vi consiglio, che è KeePass, che c'è per tutti gli ambienti, c'è in mobilità, c'è KeePass Droid per Android, c'è quello per iOS che non so come si chiama, ma non parlate del mondo Apple che mi viene la tigna, e c'è KeePass X per il mondo Linux, ed è compatibile, una volta che si crea il database è compatibile tutto gli ambienti, è molto utile perché ti permette di dividere in categorie. Adesso qui non so se vedete molti dati, li ho occultati, però qua funziona. Qui ho diviso in categorie, per dire, c'è internet, email, password di Windows, network, ISSH, quelle dell'identità, che potrebbero essere una carta d'identità elettronica e cose di questo tipo, Android Application Keystroke, dopo che ho aperto le password con la forza bruta di quelle che mi sono dimenticato, ho imparato, ho messo proprio una categoria apposta per memorizzarmi da qualche parte anche quei password.
E poi per dire, qui ci tengo anche i dati credit, sarebbero delle date di credito, insomma, quindi ci tengo anche dati importanti. Viene crittografato tutto con un'unica password, scegliete la meno bella, forte, che ve lo deve ricordare, lunga, ma non solo, c'è anche la possibilità di dare, come ulteriore sicurezza, un file chiave che lui potrebbe essere una fotografia, non so che ve la portate sempre dietro con voi, ce l'avete sia nel computer che nel telefonino, che gliela date in pasto, lui va a interpolare la vostra password più i dati che ci sono nella fotografia per andare a decrittografare il database nel momento in cui volete accedere. E questo è molto bello perché io addirittura, lui crea un file KBD, prendete la versione 2 di Windows, perché c'è anche la versione 1, ma la versione 2 è ancora più forte come crittografia, come cipher, come algoritmo, come tutto. E ragazzi, poi ad oggi non è risultato sicuro, non è mai successo niente, poi magari domani vengo sputtanato clamorosamente che dicono ah, lei ha trovato buco, questo non lo so, però fino ad ora è risultato una soluzione molto valida e molto sicura. Io addirittura cosa faccio? Il KBD, che è il database che lui crea, crittografato con la chiave, o con la chiave più il file, come volete, lo tengo sul mio Dropbox, che è sincronizzato con il telefonino, che è sincronizzato con Dropbox e in tutti gli account che ho nei PC in giro per il mondo, negli uffici, a casa, nei vari ambienti operativi, così ce l'ho sempre disponibile. E faccio puntare il programma di KeePass, piuttosto che KeePass X o piuttosto che KeePass Droid, sullo stesso database, in modo che dove aggiorno ce l'ho già aggiornato dappertutto, insomma. Proprio vero uso cloud. E poi qui vi faccio vedere, per esempio, questa è una voce farlocca, giusto per fare una dimostrazione, dove per ogni voce vi chiede il titolo, il nome dell'utente, che può essere anche un account email, John Snow, password, per chi ha visto la serie I Know Nothing, non so niente. L'URL del sito che vi potete collegare, e oltre ci sono anche le note, non solo, c'è anche la generazione della password, che è utile. Se io vado a cliccare gen, mi si aprono degli ulteriori campi dove mi fa la generazione secondo un modello che io preimposto, per dire voglio che sia 8 lettere, maiuscole e minuscole, voglio anche i numeri, voglio anche la simbologia, quindi anche meno, perdi, eccetera, e vi aiuta anche a creare delle password. La cosa bella di questo meccanismo, anche sul telefonino funziona così, che io quando vado su una voce, una volta che ho chiuso, perché ho inserito questo record, ho chiuso la visualizzazione del record, qua ho due tastini che mi sono molto utili, perché vuol dire copia l'utente negli appunti, dopo vado nel mio servizio web e faccio incolla, copia password negli appunti e faccio incolla. Nella versione, diciamo, Android, che fa più o meno la stessa cosa, la password è la stessa che ho usato per l'archivio condiviso. In più, in Android, se avete un sensore biometrico, che può essere nel mio caso l'impronta digitale, potete abilitare l'impronta digitale in modo che almeno la password ve la mette lui. È comodo, ma c'è chi dice che anche il sensore dell'impronta digitale è stato in qualche modo violato. C'è un ricercatore giapponese che è un operatore forense che ha scoperto che con un nastro particolare, dove voi avete toccato un bicchiere, va a rilevare la vostra impronta, poi ci mette un mastice che praticamente riproduce il calco dell'impronta, la va a mettere sul sensore e sblocca il telefono. Almeno con gli iPhone ha funzionato, non lo so, può darsi che comunque funzioni con tutti, questo metodo che ho provato, ho messo allerta, diciamo la cosa più sicura è sempre la cara vecchia password. Comunque potrei mettere anche un file chiave opzionale, che è quella, per esempio quell'immagine con la fotografia che vi dicevo prima. In quel caso la password non basta, la password è sufficiente solo per sbloccare la parte relativa alla password, quindi se voi usate solo la password col sensore biometrico entrate subito. E come vedete ci sono le stesse categorie che avevo nell'applicazione Linux, insomma.
Qui il bello è che quando per esempio seleziono una voce all'interno di queste categorie, seleziono la voce, col multitasking di Android passo al servizio web dove voglio accedere, tiro giù la barra delle notifiche, anche qui mi rimane, fino a che non esco proprio completamente da Clippastroi, copia utente di quella voce negli appunti, quindi posso tirare giù la tendina, fare copia utente, inserire l'utente con l'incolla, stessa cosa per la password, e accedo e poi esco definitivamente dal Clippastroi. Questo è uno strumento che può venire in aiuto per quando abbiamo molte password e vogliamo scegliere delle password di facile per essere più sicuri, ma abbiamo paura di come poterle memorizzare. Non gestire tramite web? Tramite web, anche perché attenzione, tramite web come lo gestisci? È un po' come dire la GDC. Ma il database lì non è condiviso, sì. Il database sì, è condiviso, però è condiviso in un file system, anche se è condiviso su Dropbox. È sincronizzato con Dropbox. Sì. Lo sincronizzo io con Dropbox, passa da Dropbox, ma allora se vuoi avere un ulteriore livello di sicurezza lo metti su Dropbox, su Dropbox crittografato, lo vediamo fra poco. No, ho letto che c'è un plugin di Firefox da poter accedere. Però io ho bisogno di qualcosa di. Dopo vediamo il discorso del web browser, vediamo perché per esempio nella webmail, accedendo a un servizio mail via web, non è possibile usare GPG. Okay? Per lo stesso motivo credo che non sia conveniente farlo anche per queste cose. Allora, sempre parlando di buon senso, l'email è un tema fondamentale. Questo era un rapporto che avevo scritto io nel lavoro, visto che non sono noto per essere un grande scrittore, visto che questo è scritto abbastanza bene, mi piaceva riportarla anche a voi. La posta elettronica è lo strumento più utilizzato negli ultimi 10 anni come adescamento di persone su internet, specie con il meccanismo del phishing. Sapete tutti di cos'è il phishing? Chissà cosa non è? Beh, nessuno, tutti. Allora, al fine di trafugare informazioni e dati personali o sensibili. Negli ultimi anni è inoltre aumentata in maniera esponenziale la distribuzione via mail di virus e malware, anche molto dannosi, come gli ultimi ransomware, CryptoLocker, eccetera, eccetera. Spesso senza allegare codice malevolo all'interno delle mail stesse, ma inserendo dei link a procedure appoggiate a server esterni opportunamente formattati in modo incomprensibile per buona parte degli utenti. In pratica sono dei JavaScript tutti attaccati, tutti appiccicati con i codici asci, dei caratteri che andranno poi a formare un indirizzo web da cui prendere l'eseguibile, scaricatelo e fatelo eseguire sul computer. Per far eseguire gli stessi browser degli utenti del codice arbitrario al fine di danneggiarlo, di sottrarre informazioni sensibili. Allora, io lavoro purtroppo per fortuna con un gruppo eterogeneo di utenti dove alcuni sono svegli e altri un po' meno. Una volta una che ha scatenato, ha fatto più danni dalla grandine perché è entrato a causa di questa utente un virus che ha decimato dei settori di uffici, di pubblica amministrazione peraltro. Abbiamo chiesto, ma io veramente ho aperto una mail di Banca Intesa e sono andata a cliccare, poi dopo non so cosa mi è successo, comunque praticamente gli si è chiuso tutto, il tuo computer è crittografato con tanto di avviso che insomma si è beccato un CryptoLocker e poi il virus è passato nella rete del gruppo, ha contaminato anche altri PC. Ma gli ho detto, le mail della Banca Intesa, io adesso dico Banca Intesa non mi ricordo, ma facciamo conto che sia quella, ma le mail della Banca Intesa ma ti arrivano in ufficio, scusa, ti arrivano all'account istituzionale dell'ufficio, ti arriverà il numero account privato, sei un'impiegata comunale, non è che sei, ah ma io non ho mica il conto Banca Intesa, allora io l'ho informato, cioè, allora cosa vai a cliccare se non hai il conto Banca Intesa, cioè
guardate questa mail, scusate, adesso vado avanti così che facciamo prima. Questa è arrivata, scusate, è una tra le tante mail che mi è arrivata a me. Il tuo ID Apple è stato utilizzato per accedere a luogo Cina Shanghai. Allora, innanzitutto insinuare che io sia un utente Apple per me è già un affronto non indifferente. Primo, io dicevo, vabbè, lasciamo perdere, una battuta cattiva, però se Yong-un di Pyongyang, anziché fare gli esperimenti in Giappone, si tira qualche missile a Cupertino, per andare bene. Cioè, però, chiuso questa parentesi. E poi, cioè, voglio dire, quando arriva una mail, questa qui è una webmail, ok, ma ci può arrivare anche su un client mail, come può essere Thunderbird, come può essere Windows Live Mail per chi usa quella roba lì. E io quando vado sopra un link dove lui mi vuole mandare, generalmente sotto esce l'URL di riferimento dove vuole andare. Io adesso qui sono in un webmail molto vecchio, molto particolare, diciamo, più che altro l'avevo adattato io per l'uso che non dovevano fare loro, ma è rimasto indietro di qualche anno. Comunque sia, con i nuovi browser è sempre possibile fare ispezione elemento in un link e qua vedere qual è il link vero. Qui addirittura c'è scritto, a parte vabbè, diciamo la mascheratura di Google, davidsolidcloud.com/record new high, cioè c'è anche scritto, ecco il pollo qui ci sta inserendo un nuovo record, volendo. Quindi già si vede dal dominio, che è una cosa l'ostia. Poi ulteriormente c'è anche un'altra cosa da dire, che oltre al fatto che dal link si capisce che ti vuole mandare in un sito fasullo, bisogna sapere che quasi tutti i client email hanno la possibilità di andare a vedere, c'è chi li chiama intestazioni complete, c'è chi lo chiama HTML, c'è chi lo chiama sorgente mail. Nel sorgente mail vediamo tutta la mail in modo raw, in modo cioè proprio grezzo, con tutte le intestazioni complete. Quando nella mail vedete il primo received è da dove è partito originariamente il primo server da cui è partita la mail, il primo server SMTP. Basta semplicemente andare a prendere questo indirizzo per curiosità, per andare a vedere da dove arriva e andare in uno strumento con JP Tool, andarlo a mettere qua, andarlo a mettere o nel link oppure scrivere l'IP nel campo di ricerca, il fatto che arriva dalla Cina vicino a Shanghai. Vabbè che Apple c'ha anche le Foxconn, no? Cos'è la Foxconn? Che usa come la produzione in Cina, però insomma, che è un messaggio di iCloud, come si chiama, mi arrivi dalla Cina, è probabile. E poi ulteriore fattore di sicurezza, quasi tutte le ultime versioni del browser, vi suggerisco sempre di avere le versioni più aggiornate possibili, che al di là di bug che si possono presentare, hanno comunque hanno una certa hanno degli algoritmi per cui riescono a capire quando ci sono delle ridirezioni un po' strane, ti dicono attenzione, tentativo di phishing, oppure attenzione, siete ingannevole. Firefox lo dice in questo modo, Google Chrome lo dice in quest'altro. Per cui, bene o male, i metodi per proteggersi, per, anche se cercate di forzare la cosa, di usare poco buon senso, bene o male gli avvisi ci dovrebbero essere per queste situazioni, no? Anche bloccare un po' di scritto. Com'è? Anche bloccare un po' di scritto. Anche bloccare un po' di scritto, ma dipende che mail devi ricevere, perché se devi ricevere mail di lavoro che devono avere dei riscontri particolari, gli scritti devono funzionare, per caso lì al limite fai in modo che te lo chieda. Guarda, posso seguire lo scritto, addirittura tanto per default non ti fa vedere neanche le immagini, perché sanno che possono contenere dei trojan o qualcosa del genere, no? Per cui te lo chiede, vuoi che questo sito ti faccia vedere sempre le immagini? Se tu ricevi le foto dalla Ubisoft di Assassin's Creed, sì, io queste le voglio vedere, perché sai che sono loro, capito? Cioè, perché lui ti controlla proprio il dominio di spedizione delle mail. Se sono fasulle, già te lo blocca. Per cui i metodi, diciamo, ci sono per
per non cascarci, però a volte potrebbero non bastare. Allora vediamo quali possono essere le contromisure. Per chi usa SO poco seri, per chi usa sistemi operativi poco seri, deve avere l'antivirus aggiornato. Ma non solo l'antivirus, aggiungerei anche gli anti-malware, perché quelli a volte a livello di privacy, non tanto a livello di sicurezza, fanno più danni della grandine. Cioè quelli, gli anti-malware sono i malware che sono quelli che arrivano e vi fanno andare nel, per esempio nell'home page del vostro Firefox o degli Internet Explorer, piuttosto che, oddio mi scusa, come si chiama il nuovo Internet Explorer? Edge. Sì, piuttosto che Edge, che voi andate nella home, nonostante che mettete Google It, non so, faccio per dire, vi vanno nella home dove c'è la tipa gamba aperta e va sempre lì. Oppure vi va a modificare dei file sulla root per l'esecuzione automatica del codice. Insomma, bisogna fare attenzione, oppure peggio ancora prende tutti i contatti della vostra rubrica e li sparge in giro per il mondo in server remoti che chissà che ne uso fanno. Quindi anche quelli lì, soprattutto dove un sistema operativo dove attaccano molto, che è, lo sappiamo, ambiente Windows, bisogna fare molta attenzione ad avere tutto il più aggiornato possibile. Usare il buon senso è quello che vi dicevo prima, se arriva a me, io amica tua, mi piace tu, piacere a me, fare sesso stasera, se vuoi contatta me, foto, ecco qui bella. E scrive a voi, no? Cioè io mai l'ho trovato fuori in discoteca uno che facesse la stessa cosa spontaneamente, quindi ecco, tutto lì. E la navigazione, l'altro client, cercare di usare il browser per quello che ho detto prima, di navigazione, evitare di navigare i siti truffati, ecco, soprattutto questo, di scaricare eseguibili, binari, JS, eccetera. Io che sono costretto a monitorare tutti i giorni le mail che vengono poste in quarantena da uno script che ho fatto io in Amavis, che è un lato server, diciamo, per proteggere gli utenti, vedo che tutte le mail che blocco, il 90% sono ordine, documento, fattura, DHL, eccetera, e arrivano dei JS. I JS sono quelli che praticamente diventano degli eseguibili JavaScript veri e propri che ti fanno casino, perché anche se non sono loro ad eseguire il codice malevolo per farti dei danni, sono loro che sono scritti in maniera molto criptica, che poi vengono convertiti in un indirizzo web dove vanno a prelevare un file e te lo fanno eseguire sulla tua macchina. Quindi non sono loro il vero eseguibile che fa danni, ma vanno a prelevare l'eseguibile che poi ti viene a far danni nella tua macchina. Quindi attenzione a quelli che contengono JS, JSE. Non so bene la differenza, dov'è Ivan? JSE rispetto a JS? Non è che un JavaScript magari compilato, comunque io ho dovuto bloccare anche quello. Non lo so, lo domando perché non mi sono mai posto, cioè blocco anche quelli perché ho visto che sono comunque dei malevoli, ma non sono mai andato a controllare i JavaScript, li ho controllati io stesso per vedere che giro fanno. JSE non ho mai avuto modo, per questo mi è venuto il dubbio adesso. Sono dei Java? Mi sembra di sì, non vorrei sbagliare, no? Perché generalmente Java, cos'altra cosa che comunque cerco di bloccare sono i Java. .jar sono i Java Archive, quello lo so che magari lanciato con l'eseguibile Java meno jar, quello è un eseguibile che parte. Però il JSE non l'avevo, cioè li ho visti ultimamente, al primo momento non l'ho mai utilizzato tanto. Comunque, invece affrontiamo adesso un altro argomento, che è quella della privacy nello scambio delle mail. Come essere sicuri al 100% di comunicare con un'altra persona in maniera sicura. Allora, adesso vi evito tutta la storia del PGP, GPG, vi dico solo PGP vuol dire Pretty Good Privacy, cioè privacy veramente buona, insomma, cose del genere. Ed è stato inventato in un primo momento per fare uno scambio di mail fra due persone con una crittografia asimmetrica.
Consiglio per gli acquisti. Quando dico consiglio per gli acquisti vuol dire che vi consiglio qualcosa, è una parentesi che non è nel contesto della presentazione, ma ve lo consiglio. Questi schemi qui e quelli anche dell'altra volta dello schema di rete, lo sapete con cosa li ho fatti? Forse qualcuno lo conosce già. Draw.io è un'applicazione Google Chrome gratuita, non so se è open source, ma è tranquilla o gratuita, senza pubblicità, senza niente. È spettacolare per fare gli schemi. Poi si possono installare praticamente vari plugin come le icone da utilizzare, il tipo di frecce per fare per l'uso dell'elettronica, per l'uso della logica, per l'uso dell'informatica, per l'uso della programmazione, con tutte quelle della programmazione. Permettete due minuti, ve lo posso vedere, perché è veramente interessante. Allora, devo fare solo questa cosa qua per farvelo vedere. Solo che adesso non vedo più io. E poi rimetto lo schermo perché se non ho più la tuba. Chiaramente deve, essendo un app Chrome deve funzionare con la rete, se no. No, 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 ma è lo stesso. Intanto vai avanti, magari poi ci torni. Intanto che si accende poi. Intanto vado avanti, poi dopo magari lo facciamo vedere tempo permettendo, perché sono già che 10:10, sono già quasi arrivato lì. Comunque si chiama draw.io, se ve lo volete segnare, volete vedere come lo scaricate, che è un'estensione di Google Chrome, è molto, veramente molto bello e molto intuitivo, non c'è neanche niente da spiegare, quindi è un ottimo strumento per fare questi, perché cioè, tutti i colleghi una volta per convertire sempre da Visio, tutti quanti usano Visio, l'ambiente Microsoft, no? E invece adesso c'è questo, strumento che è per tutti, che è ancora meglio di Visio per certe cose, per fare certi schemi. Allora, ritorniamo un attimo nel nostro slide. Non vedo più il cursore. Allora, inizialmente, quando ci si cambiava, quando è stato pensato inizialmente il TGP, è stato pensato in questa maniera, che un tizio che mandava una mail ad altri, la voleva mandare in maniera crittografata, usava una chiave sola, una password. Un po' come abbiamo visto l'altra volta per chi c'era, la password che usiamo per crittografare il file system, con la crittografazione del file system, usiamo una password forte, lunga, quello che è, e lui praticamente va a intrappolare con dei codici l'hash di questa password con dei codici random, in modo che si crea il file system crittografato. Fino a che non rimettete la stessa password, il file system non lo vedete, oppure vedete dei dati sporchi che non hanno nessun significato. Quindi l'utente destinatario, quando riceve la mail, in qualche modo il mittente gli deve comunicare la sua password, e con quella password lì va a decifrare la mail e leggere la mail in chiave. Qual è il problema? Meet sta, per esempio, adesso qui ho ipotizzato un man in the middle attack, l'uomo nel mezzo, che si interpone o in un punto dove sta il mittente o in un punto dove sta il destinatario, può intercettare certi dati.
Il rischio in questo caso qual è? Che se si intercettano la password, o comunque sia che sia fatto con l'attacco mito, con un altro tipo di magari scriviamo, non so, la password ci viene intercettata in qualsiasi altra maniera, chi ha la mail crittografata e chi ha la vostra password può tranquillamente leggere la mail, mette la password che la sa perché l'ha ricevuta, porta la mail, cosa? Adesso va. È chiaro che è diverso quando noi crittografiamo un file system che ci dobbiamo cedere solo noi e la password non ce la dobbiamo tenere per noi, o tutto più la dobbiamo condividere con un collega che deve usare il portatile. Poi gli guarda, tieni questa password a te, mettila tu, però non è che la dobbiamo distribuire in giro. Quindi questo metodo cominciava a diventare non più tanto sicuro. E allora qual è stata la genialata? Quella di inventare la crittografia asimmetrica. Vedete questa specie di cassetta di sicurezza, questo forziere che si apre con due chiavi? Un po' il concetto è quello, no? Io non ho mai avuto la fortuna di avere delle cassette di sicurezza in banca nel cavò che si aprono con due chiavi, però mi ricordo che da piccolino mi portavano una la mia nonna, che a Bologna aveva una custodia di famiglia, dove doveva venire l'operatore della banca insieme a mia nonna aveva la sua chiave, l'operatore della banca, cravattato, tutto il fidato della banca, veniva giù insieme a noi, con tutte e due le chiavi aprivano la cassetta di sicurezza. Questo perché? Per evitare estorsioni nei confronti degli operatori della banca, che gli operatori dovevano sapere benissimo che solo con loro la cassetta non si apre, o solo col cliente la cassetta non si apre, dovrebbero sequestrare tutti e due, insomma. Quindi il concetto è quello. E in pratica come funziona? Funziona in questa maniera. Diciamo che ci sono due utenti, Luigi e Mario, ok? Luigi vuole dialogare con Mario, ma non solo, col resto del mondo, però inizialmente con Mario. All'inizio lui ha un suo account email, luigi@libero.it, va bene? Facciamolo semplice. Allora dice, io genero le chiavi, ne creo due, creo la chiave pubblica e la chiave privata. La chiave privata, appena l'ha creata mettendo una password, che deve sapere solo lui, la conserva in un suo disco privato e la custodisce attentamente, perché la chiave privata è quella più importante e non deve assolutamente né darla via né farla circolare, no? Mentre la chiave pubblica la può dare a tutti, la può mettere anche sul sito internet, tutti la devono vedere, perché gli altri utenti, una volta che lui distribuisce la chiave pubblica a Mario, non mi interessa niente se qualcuno si mette nel mezzo e mi frega la chiave pubblica, perché anzi la pubblico su internet, ok? In modo che voi sappiate qual è la mia chiave pubblica, non solo, avrò anche un fingerprint, cioè praticamente un'impronta digitale, che sono generalmente le ultime cifre, le ultime 40 cifre della chiave pubblica, che me la individua a livello mondiale. Non che ci sia l'assoluta probabilità di non omonimia, però è molto difficile che su 40 caratteri esadecimali di trovare un'omonimia, insomma, delle chiavi. Quindi una volta che Mario riceve la sua chiave pubblica, la mette in un suo portachiavi, cioè un programma che email che ha lui, che gestisce e conserva le chiavi pubbliche degli altri utenti. Da questo momento in avanti, anche se anche Mario ha un programma che gli gestisce il GPG, può mandare dei messaggi crittografati a Luigi con la sua chiave pubblica. Questo messaggio crittografato lo può aprire solo Luigi, perché ha la chiave privata che, combinata con la chiave pubblica con cui è stato creato il messaggio per lui, può leggere tranquillamente la mail in chiaro. Se io ho solo la chiave privata, solo la chiave pubblica, il messaggio non lo leggo. Ok? Chiaro questo? Poi cosa farà Mario? Farà la stessa cosa. Guarda Mario, anch'io genero le chiavi pubblica e privata, la privata la tengo per me e la pubblica te la mando. A questo punto anche Luigi può mandare dei messaggi crittografati a Mario. Infatti quando arriva il messaggio
crittografato con la chiave pubblica di Mario, Mario lo riceve attraverso la sua chiave privata, gli chiederà probabilmente la password, si può anche conservare nel client, poi lo vedremo, io consiglio di rimetterlo ogni volta della propria chiave privata, le due chiavi si combinano fra loro, cioè matchano, sono state create con lo stesso algoritmo, matchano e fanno parte l'una dell'altra, quindi la decrittografazione va a buon fine e quindi Mario in questo caso sarà in grado di leggere il messaggio in chiaro. Allora, qui non si vede molto bene, comunque, si vede così. No, questo era solo per farvi vedere che, allora, per quanto i comandi a linea di comando non siano molto complicati, però non sono molto, forse intuitivi per tutti. Comunque c'è una procedura che si chiama GTG, meno full generate key, che ti chiede dei parametri, prima di tutto che tipo di chiave vuoi, RSA di default, quanto la vuoi lunga, propone un 3072 bit, io qui gli ho specificato 4096, per quanto la vuoi valida, generalmente si dà un anno, due anni, io per pigrizia, per dire la mia la faccio di 5 anni, ma non importa. E poi qual è il tuo indirizzo email, io ho messo uno a casaccio, uno dei miei, e alla fine quando arriva qui dice guarda che adesso raccolgo dei dati, cerca di muovere la tastiera, cerca di navigare in internet perché devo andare a leggere dalla memoria che si aggiorna costantemente per avere più probabilità di fare una chiave difficile con dati misti, qua richiederà la password. Se siamo in un externo verrà fuori una richiesta, un helper grafico, se no viene fuori una richiesta password a caratteri, dopodiché lui ti genera la chiave e la tua chiave sarà nella tua home directory sotto la directory più.newgpg. Però, come ripeto, non è una cosa molto intuitiva. Cosa molto più intuitiva è sicuramente quella che vi introduco adesso. Se voi installate Thunderbird, che è un client email secondo me molto bello perché innanzitutto è multipiattaforma, quindi ce l'avete dappertutto, ce l'avete in Windows, ce l'avete in Linux, tutte le istituzioni, ce l'avete anche in macOS 10 e esistono voi andate nei componenti aggiuntivi, nella gestione dei componenti aggiuntivi e scegliete Enigmail, che adesso è la versione 1.99, quella di qualche anno fa, penso che sia rimasta quella, è la gestione che vi aggiunge tutta la gestione GPG a Thunderbird, che vi semplifica molto le cose, innanzitutto vi fa tutto lui. Per esempio, quando voi riaprirete Thunderbird dopo l'installazione, vi invita subito alla procedura guidata per la creazione delle chiavi. Se voi l'avete fatto già con la procedura come vi ho fatto vedere prima, con la linea di comando, non c'è bisogno perché lui le chiavi vostre le ha già, perché alla fine lui gestisce sempre come back-end, cioè come programma core, va sempre a richiamare GPG. In Windows, per esempio, ve ne installa una versione lui per usarla in Windows, che alla fine è un GPG compilato per Windows, insomma, sono gli stessi sorgenti. Per cui, bene o male, dove vengono conservate le chiavi per il vostro utente, sia di Linux che di Windows, è sempre lo stesso, per cui se l'avete già creato non dovete rifare la configurazione guidata. Però facciamo conto che sia la prima volta. Avvio la configurazione guidata, vi chiede se fare una configurazione standard consigliata per gli utenti novizi, oppure un più esteso dove vi chiede più parametri, tipo lunghezza chiavi, cose di questo tipo, magari non mi interessano. E poi una volta, ecco, questo qui è il mio amico immaginario, si chiama Guido, lo sbronzo di cognome, e come commento tanto faccio il palloncino per intendersi, chi è che non ha un amico immaginario? Io lo faccio per esempio ogni tanto per fare queste cose qui, per fare degli utenti di prova fittizi e così via. E poi alla fine quando vi crea praticamente
quando è in fase di creazione della vostra chiave privata, vi chiede due volte la password che gli volete dare. La password che vi chiederà ogni volta che fate un'operazione importante sulle chiavi private, tipo un backup, un'estrazione o addirittura ogni volta che ricevete un'email da decifrare. Ecco, qui siamo arrivati alla creazione della chiave. Dice: nota, la creazione della chiave può richiedere anche parecchi minuti. Se qualcuno ha un computer un po' datato, sì, ma in realtà a me ci ha messo pochi secondi. Vi dice: nel frattempo fate girare un po' il disco, fate la ricerca, fate in modo che insomma il vostro computer sia in attività, per la ragione che vi dicevo prima, perché lui deve andare a prendere dei dati il più random possibile, per cui anche leggendo a caso in giro la memoria, vedendo l'attività che voi state facendo, che così la chiave viene più come le carte fossero mescolate meglio, diciamo così. La tua chiave generata. Ora, che cos'è crea certificato di revoca? Io consiglio di farlo sempre, perché il certificato di revoca, mettiamo che voi, io ve l'ho detto, la chiave privata deve essere in un settore del vostro disco protetto, semmai faccio una copia in una chiavetta crittografata, ve la mettete in cassaforte, fate quello che volete. Però la chiave si può perdere oppure dimenticare, non so, formattate il disco e vi siete dimenticati di salvarla, la chiave privata, oppure vi dimenticate la password della chiave privata, oppure peggio ancora avete il sospetto che sia stata compromessa, perché vedete magari è un movimento un po' strano. Allora io posso fare due cose: posso o aspettare di arrivare alla data di scadenza, l'expiry date della chiave, tenendomi quella che ho e non utilizzando più il GPG, oppure crearmi un'altra chiave usandola in contemporanea con quell'altra. Però si crea un gran casino, perché poi una cosa che non vi ho detto è che una volta che ho generato la chiave, la mia chiave pubblica può essere spedita in un server di chiavi, si chiamano key server, ce ne sono di default in giro per il mondo diverse, c'è già quella che è impostata di default, è gpg.meet.edu mi pare, dove voi permettete agli altri utenti di ricercare il vostro account se avete una chiave pubblica, in modo che qualcun altro che sa qual è il vostro account email, oppure gli dite voi qual è l'ID della vostra chiave, che sono le ultime 8 cifre esadecimali della vostra chiave, vi possa ricercare in un server e avere la vostra chiave pubblica e da quel momento in avanti mandarvi dei messaggi crittografati. E però quindi se io gli metto due chiavi, una con ricorso di validità e una che mi crea nuova, creo un po' di confusione per queste persone. Allora cosa fa il certificato di revoca? Permette di creare un'altra chiave con cui andate a revocare la chiave pubblica in un server, dicendo che quella è da invalidare perché ne volete creare un'altra, ok? Conservare la chiave certificato di revoca è quasi più importante che conservare quella privata. Perché? Perché se qualcuno finisce nelle mani la vostra chiave di revoca, poi lui andare via a invalidare la chiave, perché qui non vi chiede la password quando la spedite in un server, quando la importate, è fatta apposta per andarvi a invalidare la chiave se voi perdete la password, fra uno dei tanti casi, ok? Quindi molto importante questa qui. Infatti il certificato di revoca è stato creato correttamente, puoi usarlo per togliere la validità della tua chiave pubblica, come nel caso tu perdi la chiave privata. Trasferiscilo sul suo porto su cui può essere conservato sicuro, lui dice come uccidere un flop, vabbè, il flop è chi è che lo usa più. Se qualcuno dovesse avere accesso a questo certificato, potrebbe usarlo per rendere la tua chiave inutilizzabile, è vero, è per questo motivo è importante che voi, magari io cosa faccio generalmente? La crittografo con lo stesso GPG ma in modo simmetrico, cioè dandogli una chiave e poi magari me la metto sul cloud, è già crittografata per conto suo, ma almeno so che da qualche parte c'è, o uno o due cloud, come ho detto l'altra volta, non fidarsi mai di un cloud solo, l'ho detto l'altra volta, è l'abito. Infatti sì, non so, si sta attento. Va bene. Poi un'altra cosa, appena create le chiavi, l'utente dovrà andare a vedere sull'impostazione del proprio account, nelle opzioni di OpenPGP,
che voi vedrete soltanto una volta che è installato in email, perché in email ve lo implementa, prima non c'è, che sia abilitato il supporto di OpenPGP. E qual è la chiave da usare? Generalmente, qui in questo caso ne avevo solo una, però io posso avere anche molte chiavi o sottochiavi e posso andargli a dire quale usare per, di default quando uso questo utente qui. Ok? Ecco, questa è una modifica, scusate, questa è una prova che Windows Bronze in questo caso fa e manda una posta al sottoscritto, una mail, però prima va a leggere una mail che gli avevo mandato io, dove io gli dicevo a Guido: ciao Guido, intanto ti mando la mia chiave pubblica è allegata, questa è l'ID della mia chiave pubblica. Lui cosa fa? Ci clicca sopra col pulsante destro e dice importa chiave OpenPGP. In questo caso la mia chiave pubblica che mi ha mandato lui se lo mette nel suo portachiavi, in modo che da quel momento in avanti lui può mandarmi dei messaggi cifrandoli con la mia chiave pubblica solo a me, e che solo io posso aprire. Andiamo a vedere come. Ecco, qui ha importato la chiave, una foto più brutta non potevo mettere. Qui ha importato la mia chiave pubblica che ha una serie di sottochiavi e anche la mia fotografia, perché poi alla chiave io ci posso legare qualsiasi informazione, compresa la foto, il foto ID si chiama, cioè l'identificativo fotografico. Qui naturalmente io mi sono fatto una chiave dove gli ho messo, anziché avere 4-5 chiavi per i miei account email, ho messo una unica, le altre dove ho la mia principale che è su Gmail e le altre sono su email e un altro dominio che appartiene a me, comunque è sempre la stessa chiave e hanno sempre la stessa chiave privata, sono delle sottochiavi. A questo punto lui, appena importato la chiave, ha anche un livello di fiducia secondo cui gli dice quando arriva, quando ad esempio una mia mail viene di un colore diverso secondo che la fiducia non sia riconosciuta, perché ancora magari, cioè io me l'ha mandata via mail ma ancora non sono sicuro che sia lui, oppure gli vado ad attribuire una fiducia diversa per dire qui posso andare a modificare questo campo, magari Guido mi ha conosciuto direttamente e ha detto guarda sì, sono stato io a darti quella chiave, te l'assicuro, di persona, allora Guido può dire mi fido completamente di questa chiave. Il definitivamente non si dà mai, si dà solo per le proprie. Ok? È molto importante questo, perché il definitivamente è come se voi diceste quella persona sono io, no? Si dà il definitivamente se la vedete di persona, se siete sicuri. Se uno che vi ha telefonato, non so, vi ha mandato per la mail, ma ancora non c'è qualche dubbio perché non sapete se è proprio la mail, ve l'ha mandata lui, potete mettere o non mi fido, o mi fido marginalmente. Che ciò vuol dire? Le mail vengono cifrate, decifrate ugualmente, però al limite ci sono dei livelli di warning diversi nella comunicazione con il client, con il programma di posta. Ecco, in questo caso, perché guarda, Ilario ti scrive a te, Guido Sbronzo lo conosce, allora se Guido Sbronzo cerca di scrivere al mio amico Ilario Fiorini, il Thunderbolt dice questo messaggio non sarà né firmato né cifrato. Eric Mail ha l'icona di cifratura, di firma e di allega la mia chiave pubblica è abilitato, ma gli altri li ha disabilitati. Perché? Perché Guido di Ilario Fiorini non ha la sua chiave pubblica, ha importato solo la mia. Invece se scrive a me automaticamente si accende di default la crittografia del messaggio. Ok? Adesso qui l'orem ipsum è un testo che si mette per fare le prove, non si capisce niente, tutto latino, ma questo è il messaggio originale. Scrive Gabriele e praticamente li abilita, io lo posso disattivare o posso dirgli nelle opzioni di default che se usa GPG e si trova la chiave pubblica, adesso di default inizialmente c'è che cifri il messaggio, gli posso dire non cifrarlo, cifralo solo quando te lo dico io. Adesso era impostato di default, quindi lo cifra. In più gli posso legare la mia chiave pubblica e lo posso anche firmare. In questo caso mi dice questo messaggio sarà cifrato. Ecco, mentre si invia il messaggio di posta,
qua mi chiede qual è la tua passphrase per l'utilizzo della chiave privata di Guido, perché Guido che sta usando sì la chiave pubblica di Gabriele per mandare il messaggio crittografato a Gabriele, però siccome lo manda attraverso il proprio servizio di crittografia GPG, ti chiede la tua chiave privata. Qui lui ti dà l'opzione di salvarlo in password manager. Io, siccome sono talmente poche e rare le volte che per esempio io lo uso veramente il GPG, giusto con poche persone o per cose particolari, io sconsiglio di salvarlo, perché salvare qualcosa anche nella memoria di Thunderbird così è sempre un abbassare il livello di sicurezza. Allora, se è una cosa che devo mandare via 10 mail al giorno, mi rompe le scatole ogni volta che faccio invio battere una mail, ma visto che lo devo fare talmente raramente, preferisco rimettere ogni volta la password, anzi così mi facilito di più ricordarmela più a lungo, perché se no la metto una volta non la metto più, quando devo andare fra un anno non me la ricordarmela. A parte che io uso OkiPass e non succede, perché ogni volta che mi passa la chiave privata la do l'ingresso. E mi è bastata di lezione quella volta. E quindi mi chiederà la password della mia chiave privata mentre sto facendo l'invio, se la password è corretta la mail parte. E qui sempre Guido il bronzo se la va a leggere nella posta inviata, come vedete anche la mail inviata che lui conserva nella mia area delle poste inviate, una volta che ho usato un CPC per crittografarla, me la crittografa anche a me, in modo che se qualcuno me le viene a vedere nelle poste inviate va a prendere il file fisico della mail, non legge niente, non ci capisce niente, tutta crittografata, no? E invece lui me la decifra al volo quando ci vado sopra, quando riapro la mail, anche nella mail inviata. Vediamo cosa succede a Gabriele quando riceve la mail. Se io vado a leggere la mail tramite Gmail, vedo questo. Io sono, in questo caso, sono andato tramite Gmail. L'oggetto è l'unica cosa che riesco a leggere in chiaro. Vedo che Guido Spronto mi dice begin PHP message, un sacco di caratteri asci senza, fino a che non c'è il messaggio end PHP message. Questo vuol dire che lui mi ha fatto vedere la mail che è arrivata, c'è un body, però chiaramente Gmail attraverso un webmail non può conoscere la mia chiave privata. Non esiste un webmail in cui puoi mettere una chiave privata, perché vuol dire esporre la tua chiave privata in un servizio web. A questo punto si perderebbe tutto lo scopo della chiave privata, perché la chiave privata deve rimanere solo tua nel tuo disco, al massimo nel tuo telefono, mentre te lo... Se invece vado, anche Gabriele va con Thunderbird perché ha le sue chiavi, vado a vederlo che il messaggio decifrato, firma non verificata, fai clic sul pulsante importa chiave per scaricare la chiave, perché poi Guido Sbronzo mi aveva mandato anche la sua chiave pubblica. E allora, e qui mi vedo il messaggio decifrato, lo rinvio sul loro sito, eccetera eccetera. Infatti qui Guido Sbronzo prende la mia chiave pubblica, a parte che me l'aveva già inviata di là, importo la chiave pubblica, vuoi importare, questo è sempre l'email che interviene, la importo, vado a vedere le informazioni, ok, creato il, mi dice la data di creazione, a 4096 bit, posso vedere ulteriori dettagli come le sottochiavi, se ha la fotografia eccetera, e l'impronta digitale che è la, praticamente la parte che individua in modo univoco nella rete la chiave pubblica GPG di Guido Sbronzo in questo caso. Ah sì, vabbè, una volta che ho importato la chiave, il messaggio, la firma risulta autentica perché ho importato la sua chiave, la chiave funge anche da firma in questo caso, senza fiducia perché ancora io non gli avevo dato un livello di fiducia, ma adesso vado, almeno la firma mi risulta autentica, e vedete che già il colore è cambiato, prima mi sembrava fosse giallo, arancione, cioè aveva un livello di warning più alto, adesso già è diventato sul verdino blu, anche se senza fiducia, e comunque mi decifra correttamente il tutto.
In mobilità vi suggerisco due app che fra l'altro sono app open source, voi le trovate su Google Play già belle pronte, ma sono, volendo, si trovano anche i sorgenti, quindi questo per verificare che non ci siano nel codice, diciamo, codice nascosto che faccia cose strane o easter eggs o cose di questo tipo. Uno è K9 Mail, che grazie all'ausilio di un plugin che è un'altra app che si chiama Open Keychain, può gestirvi il PCP. La prima volta che, per esempio, ecco, Windows Bronze va a leggere, chiaramente vi dovete esportare, attenzione in questa fase, la chiave privata e la chiave pubblica vostra, in questo caso sono io, che vado a leggere una mail di Guido Sbronzo che mi scrive a me, in questo caso mi devo esportare le chiavi, metterle sulla memoria del mio telefonino, importarle nel Open Keychain, che è quello che gestisce il PGP. La prima volta che vado in K9 Mail in una mail crittografata, mi dice: questo messaggio è cifrato, se ne accorge, dice: scegli applicazione OpenPGP, solo la prima volta. Una volta che gli dico: guarda, l'applicazione PGP, OpenPGP, lui l'ha trovata qui, è Open Keychain, seleziono quello, allora mi chiederà: dammi la tua password della chiave privata con cui devo decifrare il messaggio, e mi va. Eccolo, inserisci la password per Gabriele Zappi, perché voglio sapere la tua chiave privata per vedere se veramente sei tu che stai usando la tua chiave privata. Fra l'altro, qui tra le scelte che ho è fino allo spegnimento dello schermo per un'ora, per una giornata, cioè fino a che non viene pulita manualmente, perché rimane nelle aree delle notifiche, la possibilità di ricordarsi anche la password che gli do anche per le successive mail che vado a leggere, che sono indirizzate a me, ok? Oppure fino a che non premo il pulsante di standby del telefonino, dopodiché però la devo validare. Non so se notate, è una curiosità questa, in queste schermate qui non ho fatto lo screenshot dal telefono, ma gli ho fatto la foto. Perché? Perché alcune app dove la sicurezza e la privacy è importante, così come, ve l'ho detto prima, anche di KeePass the Droid, cioè quello per conservare le password in Android, non è possibile fare lo screenshot generalmente si fa col tasto power e il volume giù insieme, perché lo inibiscono dove ci sono punti del programma che potrebbe compromettere la sicurezza. Sono stato costretto a fare la foto con il mio telefonino. Dopodiché, dopo che ho messo la password, anche K9 Mail è in grado di decifrarmi correttamente il messaggio. Questo è Open Keychain, e qui faccio vedere l'importazione delle chiavi, praticamente healthy, vuol dire sì, chiave, nessun problema trovato, in salute, eccetera eccetera, le informazioni della chiave, e da qua c'è un'opzione di backup e ripristina chiavi con cui posso fare l'importazione o posso salvarmi le chiavi per conservare in storage diversi. Volutamente bianco. Facciamo una pausa, dopodiché finiamo? Yes. 5 minuti, 10 minuti, 5 minuti, dai. Parole per finire il discorso delle mail. Lato server, in un server Linux, tipo un server mail, che io uso per scambiare le mail e per distribuire le mail che ricevo nel mio dominio, nella mia azienda, nella mia organizzazione, ai miei utenti. Naturalmente io sono Linux, sono difficilmente attaccabile con i virus, però devo salvaguardare i miei utenti che possono utilizzare Windows, Mac OS X, insomma, possono essere attaccabili in altri modi. Allora ho degli strumenti, tutti open source, con cui posso cercare di difenderli, sia mettendo delle mail che arrivano dubbie in quarantena, sia cercando di fermare i virus. È uno dei sistemi più usati, è Clamav, che da solo ha già delle definizioni di virus abbastanza conosciuti, abbastanza popolari, ma purtroppo non tutti
Ci sono altri repository che hanno definizioni non ufficiali, infatti so che io ho scritto definizioni unofficial, che contengono anche definizioni di virus più aggiornati che potrebbero riconoscere anche vari virus più recenti, CryptoLocker, vari. Amavis è un sistema integrato molto molto potente, molto bello, dove io gli posso dire di integrare con antivirus sia open source sia, sia proprietari. Posso dire anche di utilizzare del software McAfee, posso dire di utilizzare anche un Norton se ho gli eseguibili compilati per Linux nel mio server, anche software di cui ho pagato licenze, perché c'è tutto un file di configurazione che dove gli posso dire cosa usare e cosa non usare. Spam Assassin, che è praticamente un filtro che lavora anche con i filtri bayesiani, cioè vuol dire con quelli che delle statistiche che ritornano dagli utenti su quali virus, su quali spam riconosciuto come spam e quali invece sono dei falsi positivi che non erano spam, quindi in grado di dare una valutazione di quali mail possono essere spam e quali invece possono essere, si dice hanno in gergo, cioè mail buone, mail autentiche, in base a parole contenute nell'oggetto, parole contenute nel corpo, o in base anche alle valutazioni degli utenti, se l'utente è collaborativo in questo senso. È chiaro che se l'utente gli arriva la spam e la lascia nella posta in arrivo, la via non gliene frega niente, non fa una catalogazione, è possibile fargli fare anche questo tipo di valutazione, cioè fargli usare i filtri bias. Però è un bellissimo filtro anche per frenare quello che è il fenomeno di spam, facendogli riconoscere le mail che arrivano come mail di spam e pubblicitarie, facendogli modificare l'oggetto, per esempio. L'oggetto, all'inizio dell'oggetto, se viene riconosciuto come spam perché ha una valutazione che viene qualificata come spam, io gli inserisco asterisco spam tra parentesi. In quel caso lì si può fare l'utente facilmente un filtro che tutte le mail che hanno tre asterischi spam tre asterischi vengono spostate in automatico in un'altra cartella, per non avere tutto il minestrone, cioè tutto il pentolone delle mail di spam nella propria posta in arrivo. E poi ci sono dei filtri di RBL, che sta per Relive Blacklist, sono dei siti esterni con cui in ogni mail d'entrata vado a confrontare, uno si chiama, per dire, ce ne sono diversi, uno si chiama Spam Cop, un altro si chiama Spam House, con cui vado praticamente a interrogare, il mio server interroga questi server esterni dicendo: guarda, ho ricevuto una mail da questo tizio che si qualifica come indirizzo IP 201.5, se qualcosa lui ti dice guarda che quello è spam, allora ti dà già a lui una segnalazione, un avvertimento, per cui io dal server posso dire prima che arrivi ancora l'utente, questa la blocco, questa la rigetto, cioè la mando indietro al mittente perché potrebbe essere un falso positivo, oppure la butto direttamente via, posso fare quello che voglio. Il grey listing, questo ve lo do solo come informazione diciamo di molto molto succinta, è un filtro che permette di a ogni mail con una tupla, cioè praticamente con una combinazione di mittente, destinatario e server mittente non ancora vista, di mandare la mail indietro al server che l'ha mandata, al server mittente, con una scusa tipo temporary unavailable, cioè temporaneamente non disponibile. In questo caso, se il server era un server farlocco che hanno messo un'intestazione di un server finto, non tornerà mai a destinazione e quella mail si perde e non tornerà mai indietro. Se il server invece era un server autentico, quando riceve questa segnalazione cosa fa? Entro un tot di tempo, per certe policy che esistono in internet non dovrebbe essere superiore, mi pare 5 minuti, comunque generalmente di default 2,
dovrebbe riprovare a rispedire la mail. Quando io nel server la vedo, ritornare e la riconosco perché era la stessa emittente, lo stesso destinatario, lo stesso server emittente, dico allora questo è chiaro, la faccio passare. Qual è lo svantaggio di usare questo tipo di filtro? Che la prima volta che riserviamo le mail per un periodo che stabiliamo noi, ci sarà un ritardo che può variare dai 2 minuti ai 15 minuti anche all'ora, però generalmente si imposta un tempo soglia entro il quale, se non ritorna indietro quella mail viene scartata e viene interpretata come spam. Quindi se vuole spedirla nuovamente dovrà ritentare un nuovo invio e ricomincia praticamente il giro di controlli, cioè ritorna con un mail nuovo. Se invece la mail è riconosciuta e entra, io posso stabilire che per un giorno, una settimana, un mese, il tempo che posso configurare, la prossima volta che ricevo una mail con quella combinazione di emittente, destinatario, server emittente, è in whitelist. Si chiama auto whitelist, cioè la metto in whitelist, dico falla passare subito, così arriva immediatamente. E basta, queste sono, diciamo, bene o male le misure di sicurezza da mettere in un server di posta, in un server mail Linux, quando abbiamo utenti che usano in un ambiente eterogeneo, chi vuole usare Windows, chi Mac, chi Linux. Adesso vediamo invece gli strumenti di crittografia che possono essere utilizzati per due scopi: per memorizzare semplicemente documenti crittografati in storage locali, tipo in dischi, anche USB, penne, pennette, eccetera, però nel caso in cui si perdano si voglia avere qualcosa di crittografato perché sia più sicuro, e anche quali sono eventualmente più adatti per ambienti di condivisione non direttamente controllabili. Quindi parliamo dei cloud, parliamo di Dropbox, parliamo di Mega, parliamo di iCloud, parliamo di Drive, come si chiama quello di Microsoft, insomma un po' tutti i cloud, dove potete avere nel vostro PC, nel vostro ambiente, degli agenti, dei programmini che stanno sotto, che vi sincronizzano determinate cartelle. Andiamo avanti con... Allora, qui vi faccio vedere che il GPC, lo strumento di cui abbiamo tanto parlato per un'ora, può essere anche un ottimo programma core per fare crittografia su file o cartelle. Qui blocco un attimo. Sono linea di comando, quindi userò il GPG a linea di comando per farvi vedere che poi si può mettere anche tranquillamente, si può anche programmare il file manager del proprio ambiente con dei menu contestuali che usano alla fine questi comandi qui, quindi non c'è bisogno di un vero e proprio applicativo grafico per utilizzare in maniera grafica, ma si può per esempio nel KDE metterlo nel pulsante destro, quando vai su un file, la possibilità di crittografare con GPG. Allora, io userò in questo caso, se il GPG, adesso io vi faccio vedere, ha un sacco di opzioni, cioè proprio adesso ne ha tantissime di opzioni. Adesso l'Elco vi dà solo, diciamo, una visuale molto compatta, molto generica, ma ce ne sono tante. Comunque, se io prendo un file, mettiamo questa canzone MP3, la voglio crittografare per poi spostarla nel mio Dropbox. Allora, semplicemente posso fare il GPG -C. -C vuol dire usa la crittografia simmetrica, cioè quella con una chiave sola. Non sono le chiavi che ho io delle mie mail,
perché potrei usare anche quella, faccio meno E, encrypt, in questo caso mi chiede con quale chiave la vuoi, io ho più indirizzi email, gabrielzappi@gmail.com, libero, con quale chiave privata lo vuoi crittografare, allora io sceglierò la mia chiave, dovrò mettere la password della mia chiave privata e lui me la crittografa con quella chiave lì. Però non c'è bisogno, io gli posso dare anche una crittografazione non legata alle mie chiavi email, ma in maniera simmetrica, quindi meno C, canzone MP3 e basta. A questo punto mi si apre, lo vedete? Sì, ok. No, in questo caso vedo meno io di voi nello schermo. Allora, mi chiede l'helper è lo strumento con cui mi chiede la password, in questo caso è grafico, perché sono in un ambiente KDE, lui riconosce, anche se io uso una linea di comando da un terminale, che sono in un ambiente grafico. Quindi mi chiede la password con l'ambiente grafico che sto usando io ora. Se naturalmente non fossi arrivato qui da un collegamento in SSH e quindi non ho l'autorizzazione ad usare la grafica di Xserver, adesso non vi sto a spiegare tutte queste cose, oppure se mi collego dalla parte testuale del mio, cioè laddove non ho un login grafico, lui me lo chiederà dal prompt, da linea di comando, non cambia assolutamente nulla. Diamo una nuova password. Ah, vede, ecco, dopo un po' termina, perché non ho fatto in tempo a mettere la password, dice operazione fallita perché è passato troppo tempo. Diamo, non so, Pippo 1, me la richiede per conferma, Pippo 1. A questo punto, per default, senza che io gli dessi l'output, lui in automatico mi ha aggiunto l'estensione GPG. Come vedete dalla canzone MP3, che è di 3.401.500 byte, è diventata anche un pochino più piccola. Nonostante che l'MP3 di per sé è già un formato abbastanza complesso, addirittura il GPG nella modalità di default ha compresso ancora un pochino di più, perché io ho fatto una crittografia in modalità binaria, e questo è il metodo che consiglio più comunemente di usare. Se vado a fare un cat per vedere canzone MP3 GPG, chiaramente vedrò una porcheria di file binari, perché è tutto binario, addirittura mi butta fuori il buffer anche dopo il ritorno del prompt, perché c'è la diversa porcheria dentro. C'è un'altra modalità addirittura con cui io potrei, si chiama meno meno armor o meno A, con cui posso dire mi fai una crittografia di canzone MP3 ma in modalità armorizzata ASCII, cioè lui cerca di fare una conversione, adesso qui gli do Pippo 2 per dargli qualcosa di diverso da prima, ecco, vedete la seconda è diventata punto ASP, non più punto GPG. Se io vado a fare un cat di canzone mp3.asc che mi fa vedere il contenuto, è un contenuto ASCII. E se andiamo a vedere le dimensioni, attenzione, perché quello in ASCII diventa più grosso, per forza, perché lui deve convertire qualsiasi cosa che è in binario, quindi non direttamente rappresentabile in caratteri ASCII che sono composti solo da lettere maiuscole, lettere minuscole, meno, più o uguale, basta. Quindi lui deve convertire in un formato che teoricamente potrebbe essere anche stampabile. Se poi uno va a stampare 4 mega di codici ASCII per pensare di riportargli a mano un pazzo, però per esempio una volta poteva essere crittografia GPG che si usa attraverso le mail, come abbiamo visto prima, viene fatta in maniera ASCII, in maniera armonizzata. Se vado a vedere la mail quando non ho la chiave di crittografia, io me lo vedo in questo formato. Me lo vedo in begin PHP, BGP message, end BGP message. Ok? Quindi
quello che vi dico non ha molto senso nel, nel caso in cui io voglia crittografarmi qualcosa da mettere per esempio sul cloud a farlo in punto ask, perché anche se lo volessi inviare via mail lo potrei mandare come allegato fino a che siamo nelle dimensioni massime di una mail consentite in CPG, non certo vado a mandare un ask che è anche più grosso all'interno del corpo della mail, comunque glielo allego come allegato alla mail, ok? Nel momento in cui vado a riconvertire invece è GPG-D, ma anche se non gli do meno D, lui lo capisce da solo che sto prendendo un file crittografato, però adesso questo ve lo dico così per informazione, però io glielo do lo stesso. In questo caso canzone per 3 posso prendere qualsiasi, uno di due anche l'ask. Però se non gli dico niente me lo butta fuori nello standard output. Quindi me lo butta fuori così, ok? Perché non mi ha chiesto la password? Non mi ha chiesto la password perché l'ask è l'ultimo che ho usato, lui la password me l'ha già chiesta prima, quando in fase di crittografia, se l'è memorizzata nella cache. Questa cache ha la durata fino alla fine della sessione, allora io dovrei dire a PGP per dimenticarsela, gpg.conf. Reload GPG agent, in questo caso gli dico di praticamente gli pulisco la cache delle password che ho avuto. Se infatti cerco di ripetere la, la adesso preferisco fare così, GPG-D canzone3.ask, a questo punto mi deve chiedere con quale password sta, la devo decifrare, perché gli ho pulito la, la memoria. Allora tipo 2 in questo caso l'ho azzeccata, però ancora mi butta fuori il tutto. Per dirgli come lo voglio salvare gli posso fare un maggiore canzone.mp3 oppure quello che mi pare .mp3 oppure meno meno output o meno o nome del file, stavolta mi scrivo a.mp3 per non sovrascrivermi, per non sovrascrivermi il mio file originale che si chiamava così, ok? Infatti se andiamo a vedere AMP3 è uguale a canzone, quindi è ritornato uguale a quello originale. Posso fare anche un diff per un'ulteriore verifica, e mi torna uguale, cioè se non la non dice niente vuol dire che è uguale, se no mi diceva file differ. Come posso fare a livello di allora nell'ambiente KDE esiste KGPG che può fare bene o male la stessa cosa, nel senso che io se vado per esempio qui dentro e voglio adesso queste le allora queste le cancello, qui ho un file crittografato. Peccato che l'ho fatto non so quando, perché in un'altra directory non mi ricordo più se la password è giusta. Comunque proviamoci. In azioni ho decifratura oggetto GPG, che è una voce di menu che mi sono fatto io, perché lui ha visualizza file decifrato. Il visualizza mi fa vedere, mi farà vedere solo il contenuto, che non mi serve a nulla, ok? Per, mi serve a qualcosa per un file di testo, per un file, per un documento di testo. Allora io ho fatto decifratura oggetto GPG che mi fa la stessa cosa del mio GPG-D-O nome del file. Adesso io qui non mi ricordo se, se ho usato questa password qui, no, perché vabbè è lo stesso. Comunque prendiamo, facciamo così, facciamo, prendiamo questo file qua, lo metto qui e vediamo la cifratura invece con il KGPG, cifratura file. Questo è il KGPG. Io dico, questo AMP3 lo voglio crittografare. Vedete cosa mi fa vedere lui? Mi fa vedere le...
il mio portachiavi, dicendo che Gabriele Zappi è quello predefinito. In questo caso, se io dico crittografo con questo, mi chiede la chiave privata del mio account email gabrielezappi@gmail.com. Ok? Però posso andare in opzioni e dirgli: innanzitutto cifratura corazzata ASCII lo tolgo perché preferisco averlo come .jpg e non come ASCII, e poi cifratura simmetrica. A questo punto mi nasconde tutti gli indirizzi di email e quando gli do l'ok mi chiede la password normalmente come avevo fatto prima, solo che questo è .jpg. Quindi poi i programmi non se ne ha neanche tanto bisogno, perché io per esempio adesso vi faccio vedere, gli do una password, gli do PIPFO1, che me la ricordo, me la richiede per conferma, PIPFO1, operazione completata, e lui mi ha fatto amp3.jpg. Adesso quello originale lo cancello e poi vado con la decifratura JPG che mi sono fatto io, che dovrebbe funzionare, e mi ritorna, non mi ha chiesto la password perché ce l'ha in cache, ma mi ritorna sempre lo stesso oggetto di prima, che dovrebbe anche suonare, è lui. Ok? Ok. Dopodiché cosa faccio? Faccio un CP o un move di canzone jpg.mp3.jpg nel mio Dropbox, oppure uso il file manager, adesso ve lo faccio vedere nella linea di comando, posso fare il copia e incolla nel mio Dropbox musica. Ok? A questo punto è andato già nel mio Dropbox e qui sotto vedete la nuvolina che sta cercando di sincronizzare tutto quanto. Ok, andiamo al slide. Questo è un meccanismo, ma ce ne sono molti altri. Allora. Ah, ecco, questo è sempre il JPG, però nel menu contestuale è messo in GNOME. E GNOME, per andare a mettere il menu contestuale, aggiungere dei menu contestuali, cioè quelli che si hanno premendo il pulsante destro del mouse sul file, è sufficiente andare a mettere dei propri script sotto la directory .local share nautilus script, nautilus è il file manager di GNOME, scripts, e mettergli i propri script che fanno la cifratura o la decifratura, dopodiché escono cliccando il tasto destro sul file e si sceglierà, infatti anche qui esce la passphrase con il look dell'ambiente di GNOME. Adesso andiamo avanti a parlare di altri sistemi di crittografia. Allora, TrueCrypt, questo tanto amato e tanto misterioso, perché dico così? TrueCrypt è un sistema di crittografia a volume o a device, nel senso che io posso crearmi un file container di una dimensione che voglio io, che terrò come mio disco crittografato, oppure addirittura un device, una penna USB completamente crittografata, un disco. L'ho usato tantissimo perché mi è piaciuto tantissimo dal 2004 fino al 2014. Che cosa è successo nel 2014? È successo che in circostanze anche abbastanza misteriose i ragazzi, gli sviluppatori di TrueCrypt hanno messo nel sito ragazzi, il TrueCrypt non è sicuro, sono state scoperte delle vulnerabilità, non verrà più mantenuto, terminerà il progetto, fermiamo tutto, il sito è chiuso, vi diamo solo la possibilità di prendere l'ultima nel 2014, scusate, ho detto nel 2004, nel 2004 è nato, nel 2014 è successa questa cosa, e vi diamo la possibilità di prendere l'ultima versione, che è la 7.2a, solo per permettervi di leggere i vostri volumi crittografati con TrueCrypt che avete già e per migrarli in altri sistemi tipo BitLocker, addirittura fanno
mettono le istruzioni per migrare verso BitLocker, che poi mi piace, che è questo sistema tanto sicuro che addirittura adesso c'è una nuova vulnerabilità, una delle ultime scoperte ancora ai danni di processore Intel, che è una vulnerabilità all'Intel AMT, l'AMT Advanced Management Technology, che praticamente permette a un utente se si imposta la password in una parte del BIOS riservata del BIOS UEFI, addirittura di scavalcare la protezione di BitLocker. Allora mi chiedo a questo punto, BitLocker che sicurezza si rifà sul firmware del BIOS UEFI? Non ha una password sua, si collega a BIOS UEFI. E comunque adesso che c'è questo tipo di violazione anche BitLocker non è più sicuro. Voi, anche se permettete a qualcuno di andare dentro il BIOS UEFI a usare questa tecnologia, la crittografazione del file system, come vi ho fatto vedere l'altra volta, del Lux VM Crypt, non l'aprite neanche morti, cioè potete buttare via il disco se dimenticate la password. Non certo basta hackerare il BIOS. E quindi, però è successa questa cosa, praticamente i programmatori non si trovavano neanche più, cercavano di interpellarli, addirittura dopo ci sono state le tesi complottistiche, è venuto fuori, ma forse sono stati rapiti dai quelli dell'NSA perché non volevano che praticamente cifrassero cose che loro non riuscivano. Sai tutte quelle cose, come i terapiatisti che dicono la terra è piatta, ecco la stessa identica cosa, ne sono venute fuori di tutti i colori. In realtà poi dopo è venuto fuori il motivo di qual era la vera vulnerabilità, anche se era un po' remota, era possibile, perché l'utente utilizzava le librerie File System in User Space per fare montare anche gli utenti normali il disco, chi interveniva da sotto un altro utente poteva, diciamo, elevare i propri privilegi in modo da poter montare qualsiasi altra cosa, era un po' più insicuro per questo. Insomma, fatto sta che loro comunque si sono interrotti e il progetto è stato fatto un fork in due progetti nuovi, uno si chiama VeraCrypt e uno è CypherShed. Ho scritto male, Cypher è scritto C-I-P-H-R, comunque vabbè, è CypherShed. E praticamente dove loro dichiarano chiaramente, sono anche open source, per cui quelli che avevano rilevato la vulnerabilità in TrueCrypt hanno messo che questi fork invece vanno bene, e loro reclamano di avere messo a posto i problemi che aveva TrueCrypt e sono continuati questi due progetti parallelamente. Io fra i due vi consiglio VeraCrypt solo per un motivo di comodo, perché CypherShed non esiste in binari, per cui bisogna andare in GitHub a scaricarlo, a compilarlo, a mettere a posto tutta una serie di dipendenze per fare funzionare la compilazione, io l'ho fatto funzionare, però non è una cosa che vi dico che è immediata, ci ho dovuto un po' correre dietro. Mentre VeraCrypt viene distribuito in formato sorgente, ma vengono anche distribuiti gli eseguibili per tutte le principali distribuzioni di Linux, quindi Debian, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, e in più tutti gli altri sistemi operativi, Windows, Installer, macOS X, eccetera. Quindi è multipiattaforma, è in formato grafica, è facile da utilizzare, ma il bello di questo metodo. Ecco, qui stavo creando il volume, anche nella creazione del volume crittografato vi chiede di muovere il mouse per avere più dati da interpolare con la vostra password, è piuttosto veloce, soprattutto la decifrazione, poi ha un sacco di opzioni, anche qui si possono dare password, usare il password, il personal identification manager, usare un key file, cioè usare un altro file che va a fungere da ulteriore password, e usare TrueCrypt mod, ce l'hanno tutti e due, ma vi sconsiglio di usarlo, perché se a questo punto TrueCrypt era vulnerabile per quella cosa, lui rimette in piedi le vulnerabilità di TrueCrypt.
sebbene VeraCrypt possa leggere anche i volumi fatti con TrueCrypt. Per cui se avete dei volumi fatti con TrueCrypt e magari tenete in giro anche i dischi che possono essere esposti anche alla mercé di altre persone, vi consiglio comunque di ricreare un volume con VeraCrypt, montare TrueCrypt e VeraCrypt come due volumi, come due mount directory separate, perché tanto come vedete di mount point ce ne possono essere fino a 12, quindi io potrei montare fino a 12 volumi separati e fare il trasferimento, fare la migrazione e terminare TrueCrypt, è più sicuro. Ma una cosa molto bella che hanno questi due sistemi, ecco qui, una volta che ho, qui sto facendo vedere che una volta che ho montato, ho fatto un volume da 5 giga e una volta che ho montato lo monto su una directory, mi chiederà la chiave di crittografia con cui io ho creato il volume. Ma non solo, questo è l'unico difetto che può essere anche oltrepassato, viene fatto con il mount, viene fatto con i privilegi di root, per cui vi chiede, se siete utenti amministratori, cioè che fate il sudo per diventare root momentaneamente, vi chiederà la vostra password di root per fare, per montare il, perché lo fa il kernel il mount, non lo fa il fuse. Se no c'è un altro metodo che non vi sto a spiegare, però si trova tranquillamente in rete. Si tratta di aggiungere il gruppo, un gruppo tipo VeraGroup tra i vostri gruppi, far appartenere gli utenti anche se non sono amministratori in questo gruppo che dovrà montare e dare il sudo solo per fare quel comando di mount a VeraCrypt e non agli altri. Praticamente si scavalca questo ostacolo che ti deve chiedere anche la password di root. Però bene o male, siccome questi sono applicativi che tenete nei vostri PC per i vostri account, generalmente chi è anch'io lavoro come Gabo, come utente normale, però sono un amministratore, nel momento in cui ho bisogno faccio sudo o faccio sudo meno i divento root nel momento che ho bisogno. Poi quando, quindi se è solo quello il problema, nel momento in cui mi chiede la password, ho la password di root che poi mi rimane in memoria in sessione per un po' di tempo, tanto meno male sono io che lo devo utilizzare, proprietario del mio PC, che ho il volume nascosto e crittografato, per cui grossi problemi da questo punto di vista io non ne vedo. Questo invece è CipherShed, per farvi vedere che praticamente cosmeticamente uguale, a parte l'icona che cambia, perché CipherShed usa ancora l'icona di TrueCrypt, mentre VeraCrypt hanno cambiato anche quello. Naturalmente l'icona, come vedete qua, va anche nel vassoio di sistema, quindi si può iconizzare, può rimanere soltanto nel vassoio di sistema come servizio fino a che voi non uscite direttamente dall'applicativo una volta che avete tutto smontato, altrimenti rimane sotto a lavorare in maniera trasparente all'utente. E CipherShed è praticamente uguale. La cosa bella di questo sistema, che ha inventato TrueCrypt e che loro hanno continuato, è la plausible deniability. Cosa vuol dire? Vuol dire che io vi traduco cosa lo dice meglio lui di me. Può succedere che qualcuno sia obbligato a rivelare a qualcun altro la password del volume crittografato. Ci sono molte situazioni dove puoi rifiutare, dove non ti puoi rifiutare di rivelare la password, ad esempio a causa dell'estorsione. Adesso non facciamola così tragica, può essere semplicemente che il tuo capo vede che hai il cover, hai qualcosa da nascondere, no, guarda, non ho qualcosa da nascondere, ti metto la password, ti faccio vedere che è un volume con cose mie personali, non c'è solo una cosa da nascondere. Però io in realtà posso mettere una password di cose che voglio fare vedere a lui oppure a chi mi fa vedere l'estorsione, ma la password di cose che può vedere lui, ma io ho una seconda password per vedere cose invece che sono veramente segrete per me, e si chiama volume nascosto. Io posso creare, quando creo un volume, dirgli qual è l'area del volume, quando se creo un volume nascosto
e di quanto deve essere grande. Mettiamo che tutto il volume, quello esterno, sia di 2 giga, ok? E gli dico un volume, voglio fare un volume nascosto di 1 giga. Nel momento in cui io, lui mi chiederà qual è la password del volume nascosto, Pippo 2. Qual è invece la password di tutto il volume crittografato, Pippo 1. Ok. A questo punto, quando vado a montare il disco che mi chiede la password, se io ho Pippo 1, lui mi monta, vedete questa testata qui, è la header del volume standard, cioè del volume crittografato, sì, ma quello esterno, quello che si può vedere, quello di cui posso dare la password se sono sotto estorsione o se sono il mio capo che insiste. In questo caso io qui avrò, non so, i miei cd musicali degli U2, per riempire al massimo un giga. Devo tener conto che è un altro giga di volume nascosto. Se invece lo smonto, lo rimonto e gli dico come passo Pippo 2, allora a questo punto lui mi monta questo disco qui. Ok? Qual è il rischio? Il rischio è solo che se voi montate il disco esterno, quello che, dove lui vede tutti i 2 giga, e avete occupato 800 mega, lui vi dice che avete un volume da 2 giga di cui 1 giga e 2 libero. Cioè 800 mega occupati, 1 giga e 2 libero. Però se io vado a scrivere oltre al giga e vado a pestare il volume nascosto, lui me lo fa pestare, a meno che io non c'è opzione per dirgli evita questo. Però se io, lui mi va clamorosamente a occupare lo spazio anche del volume nascosto, in quel caso il volume nascosto è corrotto, ok? Nel senso che io non posso più entrare nel volume, lui lo ha sovrascritto, in qualche modo ha perso tutti i puntatori, tutti i riferimenti. Allora in quel caso lì, se io non sono sotto diciamo estorsione e voglio comunque entrare nel volume esterno, perché comunque ho delle cose anche qui da gestire, ma voglio preservare il mio disco, il mio volume nascosto, c'è un'opzione, non so se si vede qua nelle opzioni prima, no, cioè, ci deve essere in un volume propriety, no, ognuno advance con un volume propriety, c'è proprio una voce che dice proteggi disco nascosto. Allora in quel caso lì si apre un altro campo che ti dice qual è la password del disco nascosto, perché a questo punto la deve sapere. Lui ti farà vedere soltanto il volume esterno, però non ti permetterà di andare a sovrascrivere la parte già occupata dal disco nascosto. Ecco, questo ve lo volevo dire, che questa è una possibilità molto carina che ha inventato TrueCrypt, che poi gli altri due progetti forcati hanno portato avanti, e praticamente continua a vivere. Poi abbiamo EncFS e CryFS. Questi sono gli unici modi, adesso vi devo fare vedere un esempio, quindi vi esco un attimo qua, faccio un esempio veloce. Allora, vediamo un po'. Io vado sotto la mia MNT. Nella mia Dropbox io ho una directory crittografata. Adesso ci sono anche dei programmi grafici che supportano l'uso di EncFS. EncFS è bello perché è proprio adatto a un uso cloud, è adatto a un uso Dropbox, a un uso Mega, un uso P-Cloud, cioè tutti quelli dove è possibile installare un agente che tiene sincronizzate delle cartelle col proprio cloud. Questo è forse il sistema più adatto insieme a CryFS. Dopo diciamo la differenza perché è molto importante. Comunque, se io vado per dire nella mia directory di Dropbox, ve lo faccio vedere a livello di file. Allora, qui ho varie cartelle, molte, sono quasi tutte in chiaro, tranne dei file JSON che io ho messo già crittografati come singolo file. Se io entro nella directory EncFS sotto Dropbox,
e vado a visualizzare il contenuto di questa diretta, rivedete cosa vedete, dei file con dei nomi molto critici. Praticamente se poi vado, cerco di fare, non so, un cut all'interno di un file, è tutto binario, non si legge assolutamente niente. Okay. E questa è una directory che io ho crittografato, cioè così com'è non mi dice niente. Ora vado in un'altra directory dove monto questa directory crittografata. Andiamo in key. Con un comando molto semplice, hfs, e dico tilde barra dropbox, gli vado a dire qual è il percorso della mia directory crittografata con hfs e qual è il percorso, purtroppo bisogna dirglielo in modo assoluto, quindi o si mette home gabo barra mnt barra il mountpoint, in questo caso chiamo abbiamo hfs, facciamo questa directory qui, lui mi chiede in questo caso la password con cui l'ho crittografato, speriamo sia questa, e lui mi ha montato una directory, come vedete ce le ho tra le mie directory montate, ho montato gabo hfs. Se io vado in questa directory qui, gabo hfs, e faccio un listing, come vedete ho tutti i miei file riportati con il loro vero nome, con il loro contenuto, tipo loreminsum.txt. Adesso ne metto un altro, faccio lettera babbo natale.txt, caro babbo natale, eccetera eccetera, no? Ok. Adesso io ho scritto nella mia directory in chiaro, in realtà la directory in chiaro viene tenuta su dallo stack che fa la crittografia, viene già crittografata nella mia directory di Dropbox. Voi non lo vedete, neanche io a dire il vero, ma sotto c'è l'iconcina che sta lavorando perché sta sincronizzando il mio Dropbox, la cui directory fisica in realtà non è qui in home gabo mnt hfs, ma è in home gabo dropbox hfs, che è quella che lui sta cifrando e decifrando in tempo reale. Ok? A questo punto, se io esco da, naturalmente devo uscire dalla directory, fare fuse mount meno u tilde barra mnt barra gabo hfs, niente, che così non prende il completion, glielo devo dare io a mano. Ok. A questo punto il mondo, se io torno nella mia directory Dropbox, non becco, ecco. Come vedete qua c'è tutto, faccio un MRT che me lo mette in ordine di dato di creazione inversa. Questo praticamente è l'ultimo file che ho creato, la lettera Babbo Natale. Perché lo vedo? Questo è l'unico, diciamo tra virgolette, problemino di vulnerabilità riscontrato a NKFS. Perché le dimensioni dei file sono più o meno corrispondenti alle dimensioni dei file vere della mia directory una volta che è in chiaro. Sono qualcosina in più perché lui deve gestire delle intestazioni del file per capire se la password è corretta, mischiarla con delle stringhe, eccetera. In più qualche ricercatore, i soliti hacker che lavorano per cercare di e trovare tutti i buchi in giro possibili e immaginabili, dicono che se un utente che usa questo metodo qui fa molte modifiche al file, si aggiornano le date, è in grado di capire da una testata che lui usa, si chiama watermark, si chiama ciphertext, il metodo che potrebbe portare a far capire anche la chiave di cifratura per una cosa molto ma molto remota, molto complessa. Comunque diciamo ci sono dei limiti in cui l'autore di NKFS dice di portare a soluzione con la versione 2.0. Adesso siamo alla versione 1.0,
9.2 mi pare, o 9.6, qualcosa del genere, e non sappiamo quando ci si mette, ma a questo sistema rimedia CryFS, che è un altro diciamo programma di crittografazione che lavora in maniera molto analoga, ma dice di mettere, cioè almeno proclamano di essere i migliori per l'uso cloud, perché in CryFS ci potrebbe essere un problema, perché c'è un file di intestazione che si potrebbe in qualche modo andare a compromettere il montaggio regolare della directory, invece loro no, dicono che loro hanno mischiato meglio tutti i file che non sono riconoscibili dalle loro dimensioni, dicono che hanno anche sistemato il problema delle date dell'ora di aggiornamento e che non è possibile che avere quella vulnerabilità che invece anche CryFS ha. Io li uso tutti e due, c'è solo un piccolo limite, che mentre CryFS è solo Linux e c'è una versione giusto per macOS 10 che si deve installare con Homebrew, chi ha lavorato con l'ambiente Mac sa cosa vuol dire, praticamente serve per adattare dei programmi che sono stati scritti per altri ambienti per l'ambiente Mac, quindi non è neanche nativo. Quindi CryFS per il momento è solo Linux e macOS X, mentre CryFS c'è dappertutto, c'è anche in Android. E quindi, ritornando alle slide, per terminare questa parte, abbiamo l'ambiente Linux, e vi consiglio Siricali. È un front-end grafico che vi permette di gestire fino a 5 sistemi di crittografia di questo tipo, quindi vi permette di gestire directory crittografati in NKFS, directory crittografate in CryFS. Poi c'è un metodo che si chiama ecryptfs, che è quello usato dal sistema quando l'altra volta chi c'era abbiamo visto la crittografazione della home directory, usa lo stesso tipo di criterio che c'è per tutte le distribuzioni di Linux, e poi anche securefs e gocrypt, che onestamente manco li conosco, non sono distribuiti di default in Linux. Si trova nel sito di Siricali, non c'è per tutte le distribuzioni, c'è in Debian, testing esiste, in Ubuntu bisogna mettere un PPA, cioè un repository ulteriore, però nel loro sito è tutto spiegato bene per installarlo in qualsiasi distribuzione di Linux e con dei semplici comandi che lo vanno aggiunto ai repository, poi basta fare il comando di packet manager di ogni distribuzione, quindi apt-get install se siamo in Debian Ubuntu, zipper in se siamo in OpenSUSE, yum odnf install se siamo in ambiente Red Hat. Ok, le ho dette tutte, non so, pacman se siamo in Arch Linux, va bene. Quindi questo, una volta individuata la directory di dove è stata crittografata, oppure si crea una directory nuova, perché si può anche creare un volume che in realtà non è un volume ma una directory che noi scegliamo, che dove andiamo a memorizzare i dati crittografati, si va a selezionare la stessa directory, si fa un mount volume, vi chiederà la password e lo gestite tutto attraverso questa semplice interfaccia grafica che li può gestire tutte quante insieme. Più bello di così si muore, cioè è già tutto pronto. Il bello rispetto a quanto abbiamo visto per Veracrypt o per CipherShell rispetto a questo è che questo usa in maniera anche abbastanza sicura il Fuse Mount, cioè il file system user space, quindi non vi deve chiedere la password di root di amministratore, quindi anche l'utente normale si può creare il suo volume su una directory crittografata, l'utente normale lo può montare e smontare da qui senza, cioè chiede la password della crittografia, insomma di qualche
In ambiente GNOME esiste GNOME NKFS Manager, che però anche questo non è presente nei repository di default ed è molto più antipatico andarlo a compilare, perché non ci sono i repository, bisogna scaricarli e compilarlo. Cioè, solo per Ubuntu mi sembra che ci sia un PPA apposta, ma sconsiglio di farlo in ambiente Debian, perché quando si... adesso questo è un altro argomento, quando si mettono i PPA in Debian si fanno dei danni in genere. E comunque non lo consiglio, piuttosto anche chi ha GNOME, chiuso GNOME, gli consiglio di installare invece Siricali, perché anche se l'ambiente è fatto per un ambiente KDE va bene anche in GNOME, e anche perché questo qui poi gestisce alla fine solo NKFS, non tutti gli altri come Siricali. In ambiente Windows, sempre gli stessi volumi di directory, possono, esiste NKFS MP. Anche questo facilmente installabile col suo installer, e posso andare a condividere le directory che ho fatto in Linux tranquillamente e viceversa. E adesso siamo alla versione, perché c'è la versione sia 64 bit e 32 bit in modo nativo, quindi non hanno fatto anche le versioni per entrambe le architetture. Le mie tanto amate tabelle, questa è la tabella che avevo fatto l'altra volta per i sistemi di sicurezza secondo del computer che deve rimanere sempre acceso, il computer che lavora on demand, no? Invece questa qui è la tabella dove quelli che abbiamo, diciamo, i sistemi di crittografia abbiamo visto, siamo verso la fine, siamo praticamente alla fine degli ultimi 5 minuti di relazione. Quelle che sono adatte per un uso storage, per un uso locale, cioè io devo avere il volume solo nel mio PC o al limite nella mia rete locale, allora possono andare bene praticamente tutti, e quelle che invece sono adatti ad un uso cloud. Vedete che con un uso cloud ci sono solo quei sistemi che abbiamo visto prima, NKFS, CryFS. Perché? Perché semplicemente, se io, siccome TrueCrypt o i derivati oppure Lux DMCrypt lavorano a volume, lavorano su un'immagine di un giga, ok? E io, una volta che do la password di crittografia, lavoro su quell'immagine di un giga, che in realtà vedo come una directory o una struttura di directory, però se vado a cambiare un solo file di un K, tutto in realtà è il volume che vado a modificare. Allora, se sono sul disco locale non c'è problema, perché lui, tramite l'accesso random, l'accesso diretto, va a modificare soltanto l'informazione che io ho modificato all'interno del volume. Ma se io lo mettessi su un cloud che è sincronizzato, il cloud mi va a aggiornare tutto il file. E quindi mettiamo anche che siamo tutti quanti in fibra, abbiamo una connessione veloce, però se io faccio un volume da 10 giga, comunque sia, mi metto un attimino in crisi, perché poi tenete conto che in upstream le velocità sono sempre molto più basse che il downstream, quindi lui deve fare l'upload verso il cloud e aggiornare tutto il file di volume. Invece nell'altro sistema, come abbiamo visto, che è NKFS e CryFS oppure il CPG, agiscono sul singolo file, ok? Quindi viene praticamente sincronizzato e aggiornato solo quello. Se è un K viene aggiornato un K, se è 100 K vengono aggiornati 100 K attraverso il programma che tiene la sincronizzazione. Quindi, quali è che sono adatti in cloud? Io qui la stelletta l'ho messa anche FS, CryFS, perché secondo me sono i più pratici. Poi dopo, se uno usa solo Linux, tanto meglio, usa CryFS, che è anche molto più sicuro, però anche NKFS, insomma, se non va male, tutta questa adesso tutta questa vulnerabilità, diciamo, che c'è, ma è molto remota da quello che ho letto. Se voi comunque andate a leggere su cryfs.org, vi parla di tutti i sistemi di crittografia pro e contro, e vi dicono, naturalmente, perché loro sono i migliori, no? E allora lì leggete anche tutte le accuse, tra virgolette, che vengono fatte anche FS. Però diciamo che per i sistemi per memorizzare qualcosa di crittografato in cloud, sono comunque più validi. Non vi ho parlato di una cosa molto bella di NKFS.
RSS e CRAI FS, il meno meno reverse. Questo ve lo voglio citare perché invece può essere fondamentale, al di là di quanto siano più o meno sicuri. Se io voglio fare un backup di una directory che voglio tenere comunque, voglio conservarmi comunque in chiaro sul mio PC, nel directory mettiamo documenti, fatture, no? Fatture degli ultimi 3 anni, però voglio che il backup sia crittografato. Allora praticamente meno meno reverse dice fai il contrario, cioè meno meno reverse documenti, fatture in una barra TMP barra backup. In questo caso nei miei documenti fatture io ho le mie fatture in chiaro. Appena lui mi monta la directory, va a montarmi la directory, me la fa vedere in maniera cifrata con la chiave che io metterò. A quel punto, quando vado a dire alla procedura di backup, vai a prendere la TMP backup. Poi, una volta che ha fatto il backup, che me lo sono messo su disco, su nastro, quello che voglio, vado a fare l'unmount, cioè vado a smontare la directory crittografata e io rimango con la mia directory in chiaro come prima. Cioè la monto solo nel momento crittografato, nel momento in cui voglio avere un backup ma crittografato. È chiaro che se dovessi fare un ripristino di quel backup lì devo fare la cosa contraria e devo ricordarmi la chiave che ho utilizzato, altrimenti non si usa. Volevo fare un ringraziamento particolare a una persona che è stata quella che ho un po' ideato queste due serate, che è stato lui, diciamo, mettersi la pulce nell'orecchio per fare una serata sulla sicurezza, sulla privacy, ma non c'è stasera, mi dispiace. Tra l'altro una persona molto in gamba, perché poi io ho scoperto ultimamente che fa parte di un'associazione che per la ricerca e la cura del dolore cronico, e quindi è un uomo che insomma investe anche parte del suo tempo libero per una causa veramente nobile. Spero che vi sia piaciuto, vi chiedo scusa se mi sono dilungato in maniera un po' tecnica su certe cose, ma secondo me erano interessanti. Non so se volete lasciare dei feedback, scrivete al presidente, non so. Va bene, scherzo, dai, dai. Domande due. Due? Due domande. Speriamo sia facile. Di cui forse non c'è risposta. Allora, con VeraCrypt io uso il tuo stesso sistema. Con VeraCrypt? Uso il tuo stesso sistema. Cioè ho la cartella mega, il locale, sicuramente. Con VeraCrypt lo tieni sincronizzato? Sì, ho un file praticamente criptato. Quanto grosso? Ma mezzo giga. Ho un file criptato. Non da mezzo giga, lo dici, sì, però vabbè. Perché non sarebbe proprio adatto. Quindi, da me. Nella cartella locale che si sincronizza in automatico con cloud, quindi mi è successo più di una volta che io vado ad aprire la cartella normale che viene montata, decrittata con VeraCrypt. Faccio le mie modifiche, chiudo la cartella, smonto il file criptato, vedo che inizia la sincronizzazione del file, non ci mette neanche tantissimo. Più di una volta sono andato a riaprirlo. Non si apriva più. Si apriva, ma non c'erano le modifiche, e anzi c'era la versione precedente del file prima delle modifiche. Quindi tutto ciò che avevo aggiunto nei file di testo, nei file che avevo aggiunto a questa. Ma la data del volume di VeraCrypt, che era su Mega, era aggiornata o era quella prima? Su questa cosa qui non si fa caso. Invece faccio caso. Perché non vorrei che lui nell'aggiornamento si perdesse qualcosa e rimette la vecchia versione. Dovresti andare nella cronologia, perché così come c'è in Dropbox c'è anche per Mega, nella cronologia delle ultime modifiche a vedere se risulta quell'aggiornamento lì che ha fatto. Comunque VeraCrypt non è adatto, ecco, attenzione, mi sono dimenticato di dirvi una cosa, anzi grazie della domanda perché me l'ha fatto venire in mente. Quel discorso dei sistemi di crittografia più adatti al cloud piuttosto che meno adatti al cloud non vale se parliamo di un disco in rete locale, perché un disco in rete locale viene, soprattutto se
montato con dei file system remoti di tipo 6, con protocolli seri come NFS o versione 3, versione 4 o SMB anche, che da quel lato funziona bene, chiaramente io lo vedo come un disco locale. Per cui con un disco locale l'accesso di un volume, anche se cambia un byte solo, avviene in maniera random, in maniera diretta, viene aggiornato tutto il file. La stessa cosa anche se parliamo di un SSHFS, cioè di un file system montato utilizzando un metodo di file system over... file system remoto over SSH che viene montato su una directory, in realtà è un tunnel SSH che su una macchina remota, se viene gestito bene come accesso al disco, il file system lo gestisce ad accesso diretto, non come fa un agente che è di sincronizzazione col cloud, che quando cambia il file ti aggiorna tutto il file, capito? Lavora come file system. Quindi bisogna vedere come lavora il driver che monta il file system. Per esempio ci sono il Mega, c'era un altro utility che mi sembra si chiami Mega Sync o qualcosa del genere, non quello, non l'agente, ma quello che ti può far montare la directory come se fosse /MNT, /Mega, in realtà sto lavorando sul mio cloud Mega. Quel modo lì dopo bisogna vedere come lavora, perché se ti vede il file system come fa NFS, oppure come fa iSCSI, che è un disco remoto, cioè ti dà la possibilità di mappare un disco remoto come se fosse un tuo SCSI interno, a quel punto lì lavora come un disco interno, come lo puoi formattare come X4, X3, XFS, come cavolo ti pare. A quel punto lì il VeraCrypt o il CipherShed lo puoi utilizzare tranquillamente, anche Lux di MCrypt puoi utilizzare, che lui ti lavora con questo così, per c'è più un problema del sincronizzatore di Mega che di VeraCrypt. Esatto, dopo bisogna vedere come è fatto quello che ti monta, se lavora più come un driver di file system o ti lavora ugualmente come sincronizzazione, ma a te lo fa vedere utente semplicemente come un file system normale, allora in quel caso non vale. Secondo domanda. Tempo fa, con sempre con la crypt, ho fatto un volume di una chiavetta intera. Quindi hai fatto un device. Con il dispositivo ho criptato tutta la chiavetta, in modo che se mettevi la chiavetta sembrava che non ci fosse niente, addirittura chiedeva di formattarla. E se invece lo aprivo con VeraCrypt, quindi chiedeva la password. Benissimo, e si apriva tutto qua. Mi sono dimenticato che quella chiavetta era criptata. Quindi sono andato a metterlo, ho detto, vuoi formattare? Sì. E ho fatto la formattazione veloce. C'è modo di tornare indietro a ricostruire l'header sapendo io la password effettivamente di questo, cioè di fare un tipo un recupero dati. No, allora il recupero dati delle chiavette, cioè delle memorie flash, così si può fare, no? Ci sono degli applicativi anche in Linux. Sì, il problema è che perché quando tu sei in grado, in chiaro, di riconoscere qualcosa. Appunto, in questo caso qui siamo le mani, mi hai fatto una domanda a cui non ti so rispondere, non credo, sinceramente. Ho cercato dappertutto, no, non ce l'ho fatta. C'è un procedimento, un forum. Comunque guarda che è Windows che ti chiede se vuoi formattare quando metti la chiave che non gli hai voluto formattare. Sì, no, sì, no, a me non mi piace, io quello di una chiavetta, ho messo quello lì, sta bene, insomma. No, non voleva. Un amico la gli dirà che sta bene, però il senso era quello. Perché come dite lì, non però effettivamente mi ha chiesto vuoi formattare, ho bisogno della chiavetta nuova per mettersi dentro dei file, ho preso questa chiavetta qui, ho visto che non c'era dentro niente, non me lo apriva neanche come directory. Io ti dico solo una cosa, guarda. Poi mi sono dimenticato di loro. Questa qui è una 64 giga USB 3. Ma il segno del poi lo so che sono gli esistenti. No, è una 64 giga, giga USB 3. Questa è una 30, no, forse 64 anche questo USB 3, sì. Allora questo è un USB 2. Io ho nel mio sistema principale le USB 3. Che allora in Linux non c'è problema, le metto tutte, me le legge tutte, anche i sassi legge. Allora in Windows, se metto la USB 3 nell'USB 3,
Bene, me la monta subito, prevedo. Se metto una USB 2 nella USB 3, mi dice la vuoi formattare? Una volta ci stavo per scaricare. Oh, ma sei scemo, l'ho scampata per puro caso, perché si vede che i driver dell'USB che hanno messo anche il Windows 10 aggiornato non sono in grado di fare la discriminazione quando tu metti un USB 2 e un USB 3. Ti dico solo questo, figurati se tu gli metti una chiavetta con Veracrypt dentro. No, ma cioè, non è successo questo però, perché l'ho messo su Linux. Non è che come formattare, no. Una chiavetta vuota, bisogna chiavetta. Ciao. Applauso.